Così va bene? Se poi durante il dibattito lei vuole girarla e inquadrare qualcuno, la ringrazierò. Benvenuti a questo nuovo appuntamento del Head to Head. I nostri ospiti, come vedete, sono Stefano Velotti, che è un membro del nostro dibattimento, che è con Paul Biffero, che viene dalla Matrix, insomma due, Tor Vergata, che viene da Roma Tor Vergata. Allora, innanzitutto vi ricordo quale sarà la formula del dibattito, quindi si tratta questa mia breve introduzione che durerà veramente 5 minuti. Poi passeremo la parola al professor Biffero, che esporrà la posizione per circa 15 minuti, dopo prenderà la parola Stefano Velotti per altri 15 minuti, poi avremo un dibattito di circa 45 minuti con il pubblico e i nostri ospiti, e poi ci sarà un dibattito finale tra il professor Biffero e il professor Velotti per fare le conclusioni della discussione. Allora abbiamo due relatori che esprimono insomma, scientificamente e molto degnamente due tradizioni molto diverse e influenti nell'estetica, ma anche in Italia, perché abbiamo Stefano Velotti che è un allievo di Erroni, invece il professor Biffero appartiene alla scuola del professor Battimo, diciamo sono due più influenti tradizioni filosofiche dedicate all'estetica in Italia. In particolare il professor Biffero è ordinario, appunto abbiamo detto, di estetica alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Roma Tor Vergata, è un membro del Comitato di Garanzia della SIE, Società Italiana di Estetica. Negli ultimi anni il suo campo di indagine è quello di un'estetica e fenomenologia delle atmosfere, intesi come spazi emozionalmente intonati. Abbiamo varie pubblicazioni, per cui appunto atmosferologia, estetica degli spazi emozionali del 2010, e che sarà anche tradotta in inglese nel 2014, e poi ha dedicato sforzi allo studio di un'ontologia che annoveri tra i suoi elementi anche le cosiddette quasi cose, ossia entità sfuggenti ancorché emozionalmente attive e diffuse nello spazio vissuto, oltre che in grado di comunicare col corpo proprio del percipiente. E anche qui abbiamo ovviamente altre pubblicazioni, la prima è Quasi cose, la realtà dei sentimenti, pubblicato nel 2013, e poi abbiamo una traduzione, vedo qua con Cuni, in corso, Cuni Press. Okay. Tra altre cose appunto è direttore dal 2005 del Master in Comunicazione Estetica e Musicale, in Museali, sì, eccolo qua. È in collaborazione, vedo, con Scuola Yard, Tor Vergata e Accademia Nazionale d'Arte Moderna di Roma. E di alcune collane editoriali, Oltre lo Sguardo, con Armando di Roma, Percezioni, Mainotti, e dal 2007 dirige in Sicilia. E Biffero attualmente impegnato, quindi diciamo l'ultimo frontiera del suo lavoro, è l'elaborazione di un'estetica che ponga al centro la dimensione spaziale ed emozionale delle atmosfere. Dall'altra parte abbiamo Stefano Velotti, che appunto insegna estetica qua al nostro dipartimento, alla Sapienza dell'Università di Roma, ha insegnato a lungo anche negli Stati Uniti, in particolare a Stanford, Yale, UCSB e UCLA, ed è docente dell'Istituto Freudiano di Roma, oltre ai temi classici dell'estetica analitica, che è uno dei suoi principali interessi, e anche quella continentale, è interessato ai problemi filosofici e politici connessi all'arte contemporanea e ai nuovi media. Ha lavorato come consulente per l'editoria con Garzanti e La Terza, per programmi di Radio 3 della RAI, e collabora quotidiani e periodici nazionali, è stato edito del bimestrale di cultura e politica Nitromega dal 2003 al 2006, tra le pubblicazioni e volumi ricordiamo La filosofia e le arti, Sentire, pensare, immaginare, La Terza del 2012, L'estetica analitica, Un breviario critico del 2008, e Storia filosofica, ad esempio, dell'ignoranza, sempre La Terza del 2003. Vedremo qua, se no sarebbe troppo lungo.
E quindi possiamo ovviamente venire al tema di oggi, che io introduco brevemente, poi voi ovviamente spiegherete molto meglio di me in dettaglio. Allora, possiamo dire che in via molto generale esistono diversi modi di intendere l'estetica. Alcuni di questi sono appunto l'esterio come teoria del bello, l'esterio come teoria della conoscenza sensibile, come filosofia dell'arte, come filosofia del senso e dell'esperienza, come teoria della percezione, la neuroestetica, la teoria degli spazi affettivi, appunto l'atmosferologia. E quindi a partire da questa, diciamo, varietà di interpretazioni dell'estetica, Tonino Griffier e Stefano Melotti condividono ovviamente l'idea che l'estetica non sia una filosofia speciale, però vedremo che a parte questa, diciamo, base comune, ci sono dei disaccordi sullo statuto e i compiti che l'estetica dovrebbe avere. E quindi da una parte abbiamo il professor Griffier, che è più in linea con una tradizione neofenomenologica, ritiene che l'estetica debba elaborare l'estetis in quanto percezione epatica di atmosfere da parte del corpo proprio. Melotti invece, che è più in linea con la tradizione kantiana, ritiene che appunto l'espressione aesthesis, che è una parola ingannevole, che l'esperienza estetica non sia riducibile a una teoria della sensibilità, ma piuttosto sia una riflessione sul senso dell'esperienza. Quindi, lascio a voi la parola, innanzitutto al professor Griffier. Quel termine lo facciamo? Ce li segnali? Sì. Poi... no, poi il tuo nome. Cassidra, Cassidra. Vado. Questo così, il time. Non si prende il ricordo di anello, una trappola. Vado. Allora, grazie dell'invito. Dunque, allora, bisogna essere molto rapidi, quindi non ricostruirò, diciamo, il background di queste riflessioni sull'estetica come estetica delle atmosfere. Il punto di partenza è vero che è condiviso, nella misura in cui non pensiamo all'estetica come ad una filosofia speciale. E questo lo pensava naturalmente sulla linea sia di Garroni, ma diciamo, per le cose che faccio io, ovviamente non è una filosofia speciale, tantomeno è oggi... comunque avrebbe tutto il suo senso se fosse soltanto, dico soltanto tra virgolette, una filosofia dell'arte. Il perché non sia più una filosofia dell'arte sarebbe lungo o rapidissimo da spiegare, proviamo a farlo rapidamente. Beh, la concentrazione sull'idea di opera d'arte di tipo idealistico è chiaramente sfumata. L'idea che l'arte, che il bello sia qualcosa di rivelativo, dell'assoluto, di qualcosa di trascendente, l'idea metafisica della bellezza, mi pare anche questa ampiamente discutibile, in crisi. Che l'educazione estetica sia fondamentale per l'educazione dell'uomo in generale, alla maniera di Schiller, è fondamentalmente anche questo molto in difficoltà. Oggi era naturalmente invece un luogo comune della cultura altoborghese ottocentesca, ma anche questo mi pare abbastanza sfumato. L'idea che l'estetica abbia a che fare soprattutto con un aspetto giudicativo, cioè che sia un giudizio critico sull'arte o anche su altri fenomeni, anche questo mi pare fortemente in crisi, laddove viene meno il primato intellettualistico dell'approccio ai fenomeni dell'arte. Insomma, io esordirei così, come dicevo nella breve presentazione cartacea, che se l'estetica fosse una filosofia dell'arte sarebbe oggi destinata ad avere un ruolo piuttosto marginale. Il fatto che per noi, credo che sia condiviso, non debba avere un ruolo marginale, evidentemente si basa su qualche altro punto di vista, su qualche altro approccio. Il mio approccio, dicevamo, è quello di una filosofia, nella presentazione cartacea si è parlato di aestetica, che è un tentativo di coniare un termine originale che non ha avuto molto successo, ma che serviva giusto per contrapporci in modo più netto. E in realtà il termine viene da un filosofo tedesco contemporaneo che si chiama Gernot Böhme, che ha cercato di introdurre questo termine con scarso esito anche lui, tant'è vero che il termine non ha avuto la fortuna che lui pensava. Tuttavia l'idea c'è, cioè l'idea è di tornare ad un'estetica come teoria della sensibilità, teoria della conoscenza sensibile. In questo senso aestetica ha a che fare tipologicamente con l'origine stessa della disciplina, con l'aesthesis. Quindi il ritorno a Baumgarten, che è qualcosa che accomuna ormai più o meno, in modo più o meno corretto, tutti i rappresentanti dell'estetica,
dico più o meno corretto, perché come sapete Baumgarten ci dà una definizione dell'estetica talmente vasta e comprensiva che tutti vi si riconoscono. Anche chi facesse estetica come teoria delle belle arti rientra nella definizione di Baumgarten. Però Baumgarten, alcune delle definizioni di Baumgarten sono state meno sviluppate nel corso dei 200 anni che ci precedono, che sono poi l'epoca d'oro dell'estetica, no? Da, diciamo, da Baumgarten ad Adorno, potremmo dire, sono 200 anni di epoca aurea dell'estetica come disciplina filosofica. In questo senso Baumgarten parla di teoria della sensibilità, e in questo senso oggi è possibile, secondo me, allargare, considerare l'estetica non marginale, laddove non la si pensi appunto come riflessione sull'opera d'arte, ma come riflessione sulla sensibilità. Allora il problema è di capire in che misura è ancora un'estetica e non una filosofia più generale. Allora, le opere d'arte non è che spariscono dalla concezione di un'estetica come filosofia della sensibilità, semplicemente assumono un ruolo di esemplarità. In fondo l'arte, nell'arte noi abbiamo una forma di sentire, potremmo dire tra virgolette, sperimentale. Facciamo la prova di alcune sensazioni che nella vita quotidiana sono invece più diffuse e meno concentrate, meno dense. Ma certamente l'estetica che io propongo è un'estetica che guarda al di là dell'opera d'arte, guarda anche al di là delle categorie tradizionali dell'estetica. Guarda in particolar modo, come si è detto, alle atmosfere. Il discorso sull'atmosfera sarebbe lungo, non lo faccio. C'è una tradizione ormai abbastanza sviluppata nella filosofia tedesca, che almeno risale agli anni 60, da prima con scarso successo, poi con crescente interesse e successo, e adesso si è, come dire, per quanto ne so io almeno, diffusa ovunque, soprattutto a livello transdisciplinare. Vale a dire, i contatti sono soprattutto con geografi, sociologi, architetti, musicologi, eccetera. In questo senso, che cosa sono le atmosfere? Le atmosfere, due sono i grandi capisaldi, due grandi autori. Uno è già citato, Gerhard Böhme, che ne cominciò a parlare intorno al 1989. Ma prima ancora di lui, Hermann Schmitz, il fondatore della nuova fenomenologia, aveva introdotto la questione da un punto di vista filosofico già negli anni 60, all'inizio del suo sistema di filosofia. In queste idee, adesso naturalmente le differenze tra Schmitz e Böhme ci sono, non starò adesso a descriverle, in questo comunque quadro di riferimento, diciamo così, di una svolta affettiva della filosofia, direi proprio così, un affective turn in filosofia, e non soltanto in filosofia, anche in molte scienze umane si parla di affective turn, appunto nel senso che molte discipline, soprattutto quelle interessate ad un'indagine qualitativa dei fenomeni ambientali, sociali, sembrano mettere l'accento proprio su questo sentire lo spazio in un certo modo. Le atmosfere che cosa sono? Sono, dal mio punto di vista, e quello di Schmitz almeno, sentimenti diffusi nello spazio, non proprietà del soggetto. Qui è la prima grande ipotesi, la prima grande scommessa della neofenomenologia di Schmitz e di chi lo segue, cioè l'idea che si possa sostenere una esternalità dell'affettivo. Gli affetti non sono proprietà interiori dell'uomo, tantomeno di quella presunta cosa che si è sempre chiamata anima e oggi si chiama psiche o in modo maniacale cervello, e sono invece là, sono fuori di noi, le incontriamo fuori di noi, ci affermano, ci abbandonano, non siamo in grado di modificarle, e hanno una loro relativa oggettività, in questo senso le ho chiamate anche quasi cose, perché comunque in un'ontologia degna di questo nome non potrebbero essere assenti, in quanto fanno parte del corredo del mondo, esattamente come tavoli, sedie, luci e colori. E sono là fuori di noi, le atmosfere, noi le incontriamo, abbiamo vari tipi di rapporti naturalmente con questi sentimenti esterni. La cosa importante è proprio questo aspetto esterno e collettivo. In Schmitz tutto questo si radica in una ripresa di una filosofia pre-platonica per la quale i sentimenti erano effettivamente, basta pensare all'Iliade, qualcosa di esterno e non qualcosa che il soggetto poteva controllare, manipolare, eccetera. Come invece poi da Democrito in avanti accadrà e naturalmente fa parte anche del nostro senso comune, no? L'amore non lo possiedi ma ti possiede, insomma, per dirlo in una battuta, questo è quello che appare normalmente nella cultura greca pre-platonica, quantomeno, e quello che Schmitz cerca di rifare, cioè tentare di spostare il nostro sguardo per cercare di capire in che misura una filosofia che parta da un affettivo esternalizzato possa essere più proficua di una filosofia invece fondata sulla interiorizzazione. La grande colpa sarebbe proprio la introiezione dei sentimenti. Detto in breve, scusate che sono così veloce,
Detto in breve, una volta che le proprietà del mondo esterno, le qualità espressive del mondo esterno vengono considerate impossibili nel mondo esterno da Democrito innanzi, queste qualità espressive vengono introiettate, cioè sono considerate proprietà dell'anima. A questo punto però qualunque sentimento noi scorgiamo, viviamo, esperiamo fuori di noi viene considerato niente più che una proiezione dall'interno all'esterno. Questo modo di concepire la realtà è quello a cui un'estetica come quella che io cerco di difendere si oppone. Estetica apatica l'ho chiamata, la chiamerò in un libro di prossima uscita, termine che non è piaciuto per niente agli editori, che non l'ha voluto mettere nel titolo, ho resistito, l'ha messo nel sottotitolo, quantomeno, chissà perché poi. Forse perché pensano che sia masochistico, non so, patico nel senso letterale, cioè l'estetica che punta sul pathos, che mette al centro l'affettività e mette al centro come organo fondamentale di risonanza degli affetti il corpo. Il corpo inteso naturalmente nel senso fenomenologico del corpo vissuto o corpo proprio e non il corpo in senso strettamente anatomico. Queste atmosfere hanno un'autorità. Ci si presentano con un'autorità talvolta indiscutibile, nel senso molto banale che vincono lo stato d'animo pregresso che noi abbiamo, sono in grado di modificarci. E dunque in questo senso si presentano effettivamente come qualcosa di esterno. La prova migliore della loro esternalità è esattamente questa. Se fosse una pura proiezione dell'interiorità, io sarei in grado di modificarle e di intervenirmi come mi pare e piace. Al contrario, sono le atmosfere che incontro quando entro in un ambiente a modificare prevalentemente il mio stato d'animo. Che cosa rimane dell'arte in tutto questo? Non so come sono nei tempi, no, me ne direte. Beh, non che l'arte sparisca, ho detto che l'arte funge da un fenomeno in un certo senso esemplare. Intendiamoci, sarebbe fin troppo semplice applicare l'atmosferologia all'arte contemporanea. Un'arte antifigurativa, asemantica, che si basa sulle installazioni, sulla performatività e ovviamente si presta tantissimo a essere interpretata in termini più atmosferici che non semantico, semiotici o ermeneutici. Che dir si voglia. E però è fin troppo facile appunto, in questo senso mi astengo dal andare troppo nella direzione dell'applicazione delle atmosfere all'arte contemporanea, lascio solo intravedere quanto sarebbe facile e adatto, soprattutto all'arte contemporanea. Ma c'è qualcosa di più, cioè il fatto che come Böhme giustamente sottolineava già a partire dagli anni 90, noi non abbiamo a che fare prevalentemente con l'arte, abbiamo a che fare prevalentemente con una sorta di design diffuso, lo chiamano, o di estetizzazione del mondo quotidiano, se volete. Cioè siamo agiti e siamo al tempo stesso corresponsabili di delle forme espressive del nostro ambiente. In questo senso l'estetica non può concentrarsi solo sull'opera d'arte, ma deve avere uno sguardo ampio che tenga ad oggetto appunto tutti i fenomeni di quella che si può chiamare appunto legittimamente estetizzazione del mondo della vita, del mondo contemporaneo. Un'estetica apatica dunque è una estetica che lotta contro la scientificizzazione dell'esperienza, contro ogni riduzionismo quantitativo, anche neuromaniacale di qualche natura, contro il dualismo rigido soggetto-oggetto, contro l'ossessione, diciamo così, io vengo dalla ermeneutica naturalmente, dall'attimo, però come si vede sono molto lontano ormai, dall'ossessione interpretativa e decodificante, cioè come capite benissimo, dall'ossessione ermeneutica da un lato e semiotica dall'altro. In favore di che cosa? In favore dell'idea di presenza. Sapete che il concetto di presenza è quasi malfamato nella filosofia novecentesca, no? Quantomeno dopo Heidegger. La presenza, che Heidegger considera semplice presenza, no? Come noto, qui invece viene messa al centro dell'attenzione. Presenza che cosa vuol dire? Vuol dire dare autonomia a ciò che appare, alle apparenze, nel senso anche husserliano delle sintesi passive, cioè nel senso di qualcosa che mi si dà dotato di senso prima che di qualunque istituzione di senso, prima di qualunque, anche se volete, per essere veramente eretici fino in fondo, prima di qualsiasi intenzionalità fenomenologica. La presenza, l'apparenza pura, l'apparenza effimera. Se notate tutti i fenomeni che nella storia della filosofia tendenzialmente vengono banditi o considerati pieni di difetti, di deficit. Invece qui si pone l'accento proprio su questo. Non è una filosofia né genetica né causalistica. Cioè non mi interessa né sapere come si è prodotta un'apparenza, né riportare questa apparenza ad una causa precedente su cui si possa fare prognosi ed eventualmente anche un'opera di manipolazione. Mi interessa l'apparire in quanto apparire. È possibile? Questa naturalmente è la sfida e non dirò che è così ovvio, così semplice.
puntare sull'apparire in quanto apparire, puntare sul coinvolgimento affettivo che noi abbiamo quando incontriamo queste qualità del mondo esterno, puntare ad una sorta di fisionomica del mondo esterno. Una fisionomica però, questo va detto, che rispetto alla vecchia tradizione fisionomica millenaria non ha un'interiorità a cui rifarsi. Voi sapete che nella storia della fisionomica tendenzialmente si parte dall'esterno per risalire ad un interno psichico, animico, chiamatelo come volete. Viceversa qui, se volete pensare in questo modo, è una fisionomica di puro apparire, senza che sia un interno che si esprime, altrimenti torneremmo a quella introiezione dell'affettivo di cui parlavo poco fa. Gli oggetti, le materie, le cose hanno qualità espressive immanenti, qui il legame tra estetica delle atmosfere va alla nuova fenomenologia, ma va anche alla teoria della Gestalt, per esempio, che già, come dire, 100 anni fa metteva bene in luce questa immanenza e questa autonomia delle qualità espressive nelle forme che incontriamo nel mondo esterno. Boehme usa un'espressione molto coraggiosa, polemica, dice che gli oggetti hanno estasi, cioè gli oggetti non stanno fermi, tra virgolette. Le loro qualità espressive escono dagli oggetti, estasi nel senso di star fuori ovviamente, le qualità espressive vanno fuori e intonano l'ambiente circostante, il rapporto che esse hanno con me. In questo senso, come capite, il rapporto del coinvolgimento affettivo rispetto al mondo esterno, un coinvolgimento rispetto all'atmosfera, un coinvolgimento rispetto a oggetti e coinvolgimento rispetto a situazioni. Le atmosfere naturalmente possono essere vaghe, diffuse, hanno una dimensione spaziale che non è naturalmente metrica, geometrica, e al tempo stesso possono talvolta condensarsi in oggetti particolari. Le opere d'arte in fondo sono anche questo tipo di oggetti, oggetti in cui si condensano in modo particolare le qualità atmosferiche. È una filosofia, un'estetica, una filosofia, come vedete dico entrambe le cose perché per me la differenza è poca, cioè se la filosofia, io cito qua Hermann Schmitz, che cos'è fare filosofia? Hermann Schmitz risponde così, è riflettere su come mi sento o come mi trovo, befinden, nell'ambiente. Se la filosofia è l'estetica, a maggior ragione, è questo, allora è evidente, finisco subito, è evidente che è una filosofia che punta più che all'attività, alla passività. La passività è naturalmente che spero, su cui spero di poter dire qualcosa perché non appaia un semplice masochismo autolesionista. Grazie. Diamo la parola a sì. Allora, non mi soffermo su quello che condividiamo e anche su quello che condividiamo, soprattutto quello che rifiutiamo, cioè l'estetica come filosofia dell'arte, però si ferma, e l'idea invece condividiamo l'idea di una estetica come filosofia non speciale, come hai detto giustamente. Tra le cose che diciamo rifiuti o vedi ormai antiquate, improponibili, l'idealismo, il romanticismo, l'esaltazione dell'arte come assoluto, l'idea di un'educazione estetica come armonia delle facoltà, fin qui diciamo ci troviamo abbastanza d'accordo. Quando si parla di giudizio, naturalmente trattandosi della mia prospettiva kantiana, fortemente poi filtrata da Emilio Garroni, non siamo più d'accordo. Naturalmente si tratta di intendersi cosa sulla nozione di giudizio, che non sta tanto diciamo nei giudizi effettivi che si danno su questo o quelle opere, sul bello e brutto, all'interno per esempio di una critica d'arte, ma di qualcosa che invece è strettamente legato a un sentimento che ha quella strana natura di essere un sentimento normativo. Però procedo con un po' più di ordine, altrimenti faccio soltanto delle chiose che non consentono di capire diciamo, la diversità della prospettiva. Cioè entrambi pensiamo che l'estetica sia una riflessione sull'esperienza, soltanto che abbiamo due concezioni diverse appunto dell'esperienza. Formulerò diciamo, in due frasi, in due asserzioni, quello che mi sembra che marchi un primo distacco rispetto alla tua prospettiva. Allora, la prima è che non tutte le sensazioni o percezioni sono esperienze estetiche, e la seconda è che non tutte le esperienze estetiche sono percezioni o sensazioni. Quindi, dal mio punto di vista, paradossalmente, la tua prospettiva che
dicevi, si identifica addirittura con la stessa filosofia, è una prospettiva di tipo riduzionistico. Perché? Mi spiego senza, potrei riprendere, diciamo, questa è una prospettiva kantiana, potrei riprendere anche i termini di Kant, eccetera, ma invece vi presento, diciamo, due controesempi. Per quanto riguarda il primo, cioè il fatto, appunto, dicevo che non tutte le sensazioni o percezioni sono esperienze estetiche, facciamo il confronto tra queste due esperienze. Io sono un velista pessimo, vabbè. Sono stato in una barca a vela con un amico che invece era molto bravo. Ho avuto una disavventura tremenda, siamo finiti in una tempesta tropicale. Beh, io morivo di paura, cioè l'atmosfera che vivevo era di terrore e di sensazione di, insomma, di quasi morte. Se non che così ho vissuto questa cosa. Se adesso vi raccontassi quella brutta cosa che non faccio, non solo perché diciamo non manca il tempo, ve la potrei raccontare in modi molto diversi, cioè in modi comici, perché vi assicuro ci sono anche aspetti comici, tragicomici, oppure apocalittici, oppure in maniera noiosissima e diciamo fallendo nel mio intento di catturarvi. Allora, chiaramente qui c'è una differenza tra il vivere le sensazioni, il vivere le sensazioni non nel senso di riduzionistico del termine, proprio le atmosfere, un come ci si sente, no, a stare in mezzo alla tempesta, e un come ci si sente a raccontare o a sentir raccontare con quelle che chiamerei meta rappresentazioni, cioè non le rappresentazioni nel senso meno distaccato e più empatico, diciamo più pattico anche volete, che subivano la barca a vela, e quelle, quell'elaborazione di quelle percezioni, di quelle atmosfere lì subite e diciamo adesso, cioè io faccio un'elaborazione di quelle percezioni e ve la racconto. Naturalmente non è che c'è un confine netto tra rappresentazioni e metarappresentazioni. In realtà le percezioni, sensazioni umane sono sempre abitate, almeno potenzialmente, da un germe, diciamo, metarappresentativo, elaborativo, che naturalmente crea un distacco. Persino mentre ero lì dentro, diciamo, in quella catastrofe per me, beh, ogni tanto naturalmente mi raccontavo delle cose, mi elaboravo quelle sensazioni. Quindi diciamo che qui potrei riprendere anche non solo Kant, ma una tradizione aristotelica. In Aristotele sapete che l'aistesis è una proprietà, diciamo, di tutti gli esseri viventi, e così anche la fantasia, cioè diciamo l'immaginazione è proprio di alcuni animali e non solo umani, solo che Aristotele dice molti animali, il verme no, la formica sì, non mi ricordo, adesso c'è una classificazione, hanno una fantasia estetiche, soltanto gli umani hanno una fantasia logistiche, cioè una fantasia, un'immaginazione che è sempre attraversata da elementi logico-linguistici, concettuali. Allora, benissimo, contra Baumgarten e la tradizione leibniziana e Kant, separare ciò che appartiene alla sensibilità e ciò che appartiene all'intelletto, quindi al linguaggio, diciamo percezione e linguaggio. Ma naturalmente questo lo possiamo fare a livello analitico, le nostre esperienze effettive sono sempre commiste, diciamo un ibrido di sentire e parlare, ragionare, anche quel discorso interno di me con me stesso nel momento in cui ero al timone, per dire. Non è un caso forse che, insomma, prima dell'estetica moderna si parlasse soprattutto di passioni e non di sentimenti, cioè di elaborazione di passioni. Va bene, vengo all'altra, diciamo, l'inverso di quello che ho detto, cioè non tutte le esperienze estetiche sono percezioni o sensazioni. Finora ho illustrato che non tutte le sensazioni sono estetiche, ora diciamo non tutte le esperienze estetiche hanno a che fare con la sensazione e la percezione. Il caso più clamoroso riguarda proprio le arti.
cioè innanzitutto le arti della parola, la poesia. Se io ora vi recitassi, anzi se qualcuno mi recitasse una magnifica poesia cinese o polacca, la mia percezione, la mia atmosfera che vivrei sarebbe di noia o di indifferenza, nel senso che non capendo una parola, all'inizio posso dire oh, interessante, però questo suono, cioè, poi basta, non ne posso più, eccetera. Mentre leggo anche in traduzione, o mentre naturalmente nella mia lingua madre, quindi ho bisogno di capire del significato di queste parole. Non c'è nessuna qualità, diciamo, certo ci sono, c'è il fonosimbolismo, ci sono le onomatopee, c'è la poesia visiva, tutto questo, ma queste cose funzionano finché c'è, ci sono le parole, le poesie, i limerick, le poesie senza senso, eccetera, ma che funzionano se sono legate analogicamente a una lingua che io conosco, di cui conosco i significati. Per cui se io per esempio mi annoiassi di fronte a una poesia polacca, non so, della Szymborska, eccetera, il mio sentimento sarebbe del tutto inadeguato, perché in realtà quella poesia è comica, oppure è terribilmente toccante e tragica, no? C'è un'adeguatezza dei sentimenti. C'è un libro famoso di Alan Gilbert che si chiama Wise Choices, Apt Feelings, no? Cioè ci sono delle scelte sagge basate su sentimenti appropriati, no? Cioè chi si mette a ridere per una cosa non fa ridere e viceversa, cioè noi diciamo questo è fuori luogo, questo sentimento. Se diciamo l'esperienza legata alla poesia non è estetica, non saprei come chiamarla, a meno che non dicessi beh, è un'esperienza artistica e non ha a che fare con l'estetica. Per me questa è una prospettiva inaccettabile, è la prospettiva di Danto, no? Se leggete la trasfigurazione del banale, dice l'estetica è una teoria della sensibilità, non ha nulla a che fare con l'arte. Qui c'è una filosofia dell'arte, l'estetica riguarda insomma tutti gli animali. Questo è un rischio che forse si potrebbe correre in questa prospettiva, cioè di demandare poi alla filosofia dell'arte il discorso sull'arte, perché Grifero diceva è facile per le atmosfere trattare l'arte. Io non credo che lo sia, ma neppure nel momento in cui si considerano quelle opere che sono fortemente, tematicamente atmosferiche. Non so se avete visto mai un'opera di James Turrell, che sono fatte di luci, di atmosfere, veramente a volte distoniche, a volte invece armoniche o di disorientamento, eccetera. Perché? Perché un conto è, diciamo, vivere direttamente questo disorientamento perso nella nebbia padana, cioè, e un conto è entrarci, diciamo, volontariamente e riflettere, sentire, riflettere, patire e agire insieme attraverso appunto attività che sono meta-rappresentative, linguistiche, metalinguistiche, meta-operative, come diceva Garroni, su queste nostre esperienze. Vedo che il tempo corre via veloce, volevo fare allora toccare sia il tema del giudizio sia il tema della passività e dell'attività, che mi sembra centralissimo ed è molto attraente la tua prospettiva per me da questo punto di vista. Ma per quanto riguarda il giudizio e la bellezza, dirò solo due cose. Il giudizio kantiano è appunto innanzitutto non una frase che dice questo è bello, questo è brutto, ma è la ricerca di un principio di determinazione delle nostre esperienze che Kant individua in un sentimento. Un sentimento che è, come dire, la base di tutti gli altri possibili sentimenti, cioè proprio un sentirsi, ed è un sentirsi normativo e intersoggettivo. Per quanto riguarda il bello, perché appunto spesso in questa prospettiva si dice ma come, l'estetica classica ha avuto a che fare sempre o con il bello o con il brutto. In realtà le atmosfere offrono una paletta, diciamo, di qualità molto più ampia, no? Le atmosfere possono essere minacciose, belle, tragiche, brutte, graziose, leggiadre, eccetera. Naturalmente qui non bisogna fare l'errore di pensare il bello da un punto di vista descrittivo e di confonderlo con quello valutativo. Dal punto di vista descrittivo io posso dire che il bello storicamente ha a che fare qualcosa con un gusto neoclassicistico, quindi l'armonia, la simmetria, che ne so.
Da un punto di vista, e quindi contrapporlo all'elegante, allo slanciato, al sublime, a questo e a quest'altro. Da un punto di vista valutativo, che è quello kantiano, bello significa soltanto che io do il mio assenso, riflesso e sentito a qualcosa. Quindi può prendere tutte le sfumature di questo mondo. Però ancora, ecco, c'ho ancora 2 minuti e mezzo per dire qualcosa sulla attività e passività, che è una cosa molto importante a cui tengo molto. Grifero sottolineava soprattutto il fatto, diciamo, la passività nel senso patico e di assorbire qualcosa che non viene da, non viene proiettato dal soggetto, ma trovato come quasi cosa nel mondo. Bene, io penso che proprio le idee estetiche kantiane, cioè uno dei momenti alti, ma tutta la critica da Fagotto e Giudizio, della riflessione kantiana, abbiano forse inaugurato, non lo so, ma senz'altro elaborato in maniera molto densa questo intreccio imprescindibile tra passività e attività, che poi abbiamo ritrovato, ritroviamo sotto tanti tante etichette, per esempio in Adorno, la inintenzionalità o anche la stessa mimesis, c'è qualcosa di questo, dell'essere afferrati, del non poter intenzionare qualcosa. Io ho rielaborato sulla scorta di un filosofo che si chiama Jon Elster questa questione, questo intreccio di passività e attività, intenzionalità, non intenzionalità, controllo e non controllo, attraverso la nozione di effetti che sono di stati che sono effetti essenzialmente secondari, cioè di cose che noi per ottenere, se le vogliamo ottenere perché sono desiderabili, non le possiamo intenzionare. Nel momento in cui le intenzioniamo, le perdiamo. Pensate a cose come appunto, insomma, la fede. Naturalmente c'è una differenza tra la fede e un comportamento religiosamente osservante, eccetera. Oppure il piacere. Stasera voglio provare piacere. Questa è una cosa che non funziona così. Il piacere arriva in qualche modo inaspettato. Spesso è proprio perché io ho uno scopo che è diverso da procurarmi piacere che poi provo piacere. Devo essere sorpreso. Allora, in Kant, questo vale per tanti fenomeni anche molto eterogenei. Va bene. Il sonno, la comprensione di qualcosa. Ti porto al concerto, c'è una magnifica opera di Dalla Piccola, per me è una cosa straordinaria, io mi sparerei perché è una noia mortale, eccetera. Sono ben intenzionato, voglio comprenderla, non arriva, no? Non è qualcosa che io posso intenzionare, io no. Adesso la comprendo, dentro qui, e la comprendo. La comprensione avviene, è un evento, è qualcosa che è al tempo stesso attiva e passiva. Ancora 5 secondi, su questo io penso che ci sia anche un potenziale, diciamo, critico legato a questa prospettiva estetica sull'esperienza rispetto alle nostre forme di vita. Per esempio proprio sulla questione, sull'intreccio dialettica del controllo e del non controllo, che oggi naturalmente è all'ordine del giorno a tutti i livelli, dalla sorveglianza all'autocontrollo, all'autocensura, alle crisi di panico, tutti poli opposti. E invece mi chiedo quanto veramente una prospettiva atmosferologica possa giustificare con i propri mezzi una presa di distanza da certe atmosfere velenose. Di dibattito nel quale tutti di voi può porre domande a entrambi, io ero soltanto uno dei due relatori, come preferite, quindi possiamo aprire il dibattito. Ho già perso 3 secondi. Sono domande? Non devono essere polemiche le domande, possono essere informative. Anche, certo. Allora ho una domanda per il professor Grifero.
Che è polemica? No, io effettivamente non capisco, ma in senso proprio, non polemico, ontologia. Cioè, ontologia significa, voglio trattare questo come una quasi cosa e quindi dico, c'ha questo grado di realtà. Ci sono tanti modi per farlo, però ontologia è un termine tecnico in tanti ambiti diversi. Allora, nel Settecento ontologia significa, non è un dizionario, tu mi dici proprio cos'è questa cosa, mi dai una definizione reale. Se no, lo trovo sul dizionario. Cos'è un'atmosfera? Dici, si respira un'atmosfera, c'era un'atmosfera, c'era, quindi ontologia. No, voglio capire proprio cosa vuol dire ontologia, perché allora voglio delle definizioni vere. Allora voglio che mi si classifichi tutto. No, o se è questo il significato. Se significa invece, che ne so, nel senso dei computer, ontologia, allora... Per esempio, ma quello però assomiglia a quello precedente, perché anche là bisogna dare tutte le istruzioni perché si possa dire. Quindi è, non lo so, se c'è una risposta, allora sposo del tutto la risposta. Poi più sempre polemica, però no, scherzo, mi pare. Aggregato nell'ultimo libro di Garroni, in qualche modo va in quella direzione, e anche l'ultimo libro di Garroni ha degli aspetti fortemente fenomenologici. Naturalmente sono perfettamente d'accordo con il fatto che questa vostra rappresenta l'antinomia kantiana, cioè come se fosse che la rosa mi dice perché non ti piaccio e come se fosse un sentimento del tutto privato. Qui, ma Kant non è che dice questo o quello, dice tutte e due, è antinomico, eccetera. Però a te chiedo invece, aggregato, ultimo libro di Garroni non è in questa direzione e non c'è un forte interesse principalmente fenomenologico in questo senso liberale, diciamo. Scusate. No, vabbè, è chiaro che se per ontologia assumi un significato circoscritto in ontologia o pretendi questo tipo di precisione, va da sé che questo non lo permette il discorso che io faccio. Io parto dall'idea che sia ontologico il discorso che si fa ciò che esiste al mondo, fa parte del corredo del mondo, no? Nella misura in cui io incontro il dolore, per esempio, in quasi cose ho fatto, ho dedicato un capitolo al dolore. Ora, il dolore ovviamente non è una cosa, tantomeno è una qualità di qualcosa, no? Un attributo di una sostanza, tutto molto vago. Quello che a me appare quando io ho un dolore, per esempio, ripetuto, è che lui torna e mi afferra. Ora, questo per me è sufficiente per indicarlo come, per dargli una forma di attività. Una forma di identità, perché lo riconosco, ecco il mio dolore alla spalla che torna, oppure ecco di nuovo l'oppressione di quella persona, ecco di nuovo la malinconia di quello lì, cioè qualcosa che torna, che sia relativamente, sia chiaro, identificabile, che occupi una qualche porzione dello spazio-tempo e che sia influente sulla mia soggettività, anzi in particolar modo sulla mia affettività. In questo senso non mi fa problema un inflazionismo ontologico che non si limiti soltanto all'ontologia classica, proprie cose, proprietà, eventi, eccetera, ma che abbia a che fare, per esempio, come il discorso che cercavo di fare prima, con proprietà senza sostanza. Perché il vento non è aria mossa, cioè non è una proprietà di una sostanza che esiste prima di essere mossa. Ora, il vento è un fenomeno atmosferico, non nel senso ovviamente banale della parola, ma anche nel senso che io direi di carattere estetologico della parola, cioè qualcosa che ha tutta una serie di qualità, di varietà, di sfumature. In questo senso a me basta dire che è un'ontologia. Ovviamente è un'ontologia, come si può fare un'ontologia dei confini, in questo senso. Ci sono tanti campi in cui si fa un'ontologia applicata senza porsi il problema della definizione reale e esaustiva, no? Di che cosa sia quello che esiste, eccetera, eccetera. Qui è chiaro che si apre una porta, addirittura si apre un'autostrada, a entità molto vaghe, la cui vaghezza non è un deficit in nessun senso, anzi, laddove si volesse cercare di precisarle, avremmo dei fenomeni grotteschi, comunque che tradiscono il fenomeno, così come mi appare e io lo sento. Quindi la vaghezza non mi fa problema, anzi, come dicevo nel mio libro, imparare a starci dentro, nella maniera giusta. Questo però non credo sia un impedimento a parlare attualmente in senso, se volete, debole, di ontologia, l'ontologia delle quasi cose. Portando acqua al mulino di Tonino, mi ricordo il significato politico geopolitico mondiale dell'ontologia dei buchi, cioè quando ci furono le elezioni e vinse Bush,
queste schede devono essere bucate, che cos'è un buco, è bucato o non è bucato, cioè insomma, bisogna definire. E infatti Marzi hanno avuto un momento, diciamo, di gloria. Vabbè, no, invece per rispondere a quello che mi dici, ma io sono io penso che ci sia, infatti ci sono dei punti di contatto importanti, per esempio quello che Grifero diceva dell'importanza del come ci si sente. Beh, io credo che sia una cosa decisiva dell'estetica, anche in senso, nel senso in cui ho cercato di mostrarlo, diciamo. E come ci si sente a, no? C'era questo famoso libro, articolo di Nagel, cosa si prova a essere un pipistrello, what is it like to be a bat? Cosa si prova a essere, come ci si sente a essere un pipistrello? E Garroni aveva scritto, proprio uno dei suoi ultimi scritti, poi ripreso, cioè varie volte, il problema è cosa si prova a essere un essere umano, perché quello non lo sappiamo tanto quanto non sappiamo essere un pipistrello, cioè, perché in effetti siamo continuamente attraversati da cose diverse. Per quanto riguarda l'aggregato, allora, per chi non avesse letto Immagine, Linguaggio, Figura, che è questo ultimo libro di Garroni, è come se Garroni, sondando la percezione, la sensibilità e l'immaginazione, facesse, diciamo, una progressione da quelle che sono immagini, diciamo la vita della mente, non immagini mentali nel senso delle figure, ma la vita della mente nel suo momento più elementare, che è quello dell'aggregato, alle famiglie, nel senso wittgensteiniano del termine, alle classi vere e proprie. E come esempio di aggregato mi sembra che faccia, che ne so, totemismo, in cui in effetti stanno insieme, per esempio, un animale e un antenato sentiti e avvertiti come una stessa cosa. Mi pare anche che in quel libro o in un altro richiami Winnicott, cioè gli oggetti transizionali, cioè quando non c'è proprio una distinzione tra interno e esterno, e quindi come dire, il bambino sente, avverte tutta la realtà come facente parte del suo mondo interno, in cui noi diciamo mondo interno naturalmente, in cui i suoi desideri vengono immediatamente soddisfatti e arriva il seno materno, eccetera, e questi oggetti transizionali che appunto operano, diciamo, la transizione tra il mondo interno e la realtà, e sono la famosa copertina di Linus e così via. Però è vero che queste esperienze, che sono a livello appunto di aggregato, cioè non hanno un'apertura al possibile, e così via, ma costituiscono proprio le esperienze di quegli oggetti effettivamente esperiti, perché non c'è un modo di allargarle ad altri oggetti simili se non sono effettivamente esperiti, è anche vero che sono, io lo direi, un precedente di un'esperienza estetica, anche per Garroni, certo, estesica o aestetica, senz'altro, ed è, questo è fondamentale, non è che dicendo che c'è l'esperienza estetica io nego che ci siano questo strato dell'esperienza così ben illustrato da Grifero. Io penso che questo sia uno strato fondamentale, penso solo che sia una parte, e che quindi ridurre, che quindi parlare dell'estetica come tutto a questa che io considero una parte sia qualcosa di riduttivo. Ci sono altre domande? Già nella precedente conferenza ho fatto questa considerazione e mi ritrovo in questa dialettica a ritrovarmi a questo punto. E, vedo la differenza tra i due tipi di pensiero nella dialettica tra Apollino e Dionisiaco di Nietzsche. Già l'ho detto prima, l'altra volta non è piaciuta, stavolta è un pieno estetico. Si riprova. Non per pedanteria, ma semplicemente perché la ritrovo. Cioè, mi sembra che se da una parte si cerchi di ci sia un tentativo di dialettica tra logos e pathos, cioè il logos senza pathos non ci può essere, viceversa, cioè anche se il logos dipende da pathos, senza pathos non ci, comunque questa dialettica, da una parte si cerchi un tentativo di pathos assoluto, cioè senza la mediazione del logos, poi non so se è ovviamente logos e pathos
Non so se è una mia pedanteria. Una domanda, c'è la risposta. Ma dunque, ovviamente l'insistenza è sull'elemento pratico. È chiaro che nessuno sta qui negando che non esista il linguaggio, esistono forme riflessive, che esista una riflessione su questo primo stato dell'esperienza, questo va da sé, che non ci sia anche un giudizio con elementi critici, che non ci sia quella che io chiamerei una penetrabilità cognitiva dei nostri stati affettivi. Cioè, talvolta è vero che quello che io sento dipende da quello che so, in una certa misura. Però non è regola, e non è quello che interessa a me. Quello che interessa è il caso esemplare quando, cioè, uno stato affettivo resiste a qualunque penetrabilità cognitiva. Che io sappia su quello, su quel fenomeno che mi appare, io sento che... E mi potrei, cioè, il paragone va fatto con le illusioni ottiche, dal mio punto di vista. Così come per quanto mi si dica che il bastone nell'acqua non è spezzato, ma io lo percepirò spezzato, così percepirò come un'atmosfera X, anche se saprò che le ragioni etiche, politiche, morali, cognitive, spiegano quel fenomeno. Il rosso di sera dovuto all'inquinamento non lo fa essere meno piacevole, atmosfericamente, anche se so che purtroppo è un effetto negativo dell'inquinamento. Ora, quindi non nego che ci sia un elemento del logos che si aggiunge, figuriamoci. Quello che mi interessa è, infatti, proprio per questo che il giudizio critico, il giudizio in generale, direi proprio l'aspetto predicativo, viene messo in secondo piano qua. Perché quello che interessa a me sono le esperienze soprattutto di tipo involontario, che sono esemplari in questa misura, perché sono esperienze, appunto, antepredicative. Insomma, è la lezione di Merleau-Ponty. Riflettere sull'irriflesso. Non possiamo fare altro, certo, altrimenti avremmo quelli famosi aha, Erlebnis, no? Ho provato, sì, senza neanche dirlo. No, il filosofo naturalmente ha come compito quello di riflettere su queste esperienze. Però se privilegia le esperienze involontarie vissute, trova qualcosa che difficilmente si spiega con un carattere costitutivo trascendentale. Trova invece, incontra invece una resistenza esterna di qualcosa che è già lì. Un autore da tenere presente, non tanto noto, che naturalmente su questo che aveva questo cavallo di battaglia, Ludwig Klages. I sentimenti sono là, sono demoni, sono forze, sono essenze, esseri che circolano e che io incontro. Non dico nemmeno che sia sempre così, Infatti nel mio libro Atmosferologia tentavo di mostrare una, come dire, 5 o 6 tipi diversi. Ci sono atmosfere, diciamo, prototipiche, che sono quelle che interessano a me perché sono il caso più esemplare, ma ci sono anche atmosfere che derivano dalla nostra proiezione, evidente, perfino dalle nostre idiosincrasie, figuriamoci. Però, diciamo, quello che interessa a me è mostrare che c'è uno strato della realtà che mi rende passivo, e questa passività, su cui spero però di tornare poi in una fase successiva, è qualcosa che la cultura occidentale intellettualistica ha completamente rimosso. Che non si debba e non si possa imparare tramite il patire è un leitmotiv assurdo, che dipende da un'idea logocentrica, soggettivistica, intellettualistica, post-illuministica dell'attività. Fichte. All'inizio c'è l'agire. No, questa è una tesi naturalmente che si sposa con la nostra cultura, con la nostra civiltà, con il percorso che ha delineato la nostra civiltà, ma ci sono altre possibilità. Per esempio, proprio quella di imparare come esporsi, non vuol dire buttarsi a capofitto in modo irriflesso, vuol dire imparare dall'esporsi a qualcosa. E questo può essere, dice Böhme per esempio, questo è sovranità e non autonomia. Io non sono un soggetto autonomo, ma sono sovrano. Sovrano vuol dire so accettare ciò che mi accade involontariamente. Mentre noi tendenzialmente ciò che accade involontariamente o non lo rifiutiamo, lo rimuoviamo, cerchiamo di manipolarlo perché non accada involontariamente. E comunque, come minimo, non apprendiamo niente da esso. Lo pensiamo una sorta di errore di percorso. Ecco, questo mi sembra invece qualcosa che un'estetica pratica, seriamente impostata in una direzione dell'apprendere come, ecco, l'educazione estetica potrebbe essere un'educazione a esporsi, nell'ampio senso del termine. Ma non so se la metterei nel senso di un Apollino e Dionisiaco, se è così, diciamo, comunque ci sono tutte e due. Cioè c'è il giudizio estetico kantiano non è predicativo, perché il bello non è un predicato. Io dico qualcosa su come mi sento, cioè dico qualcosa su un sentimento, però Kant distingue diversi strati del sentimento, diversi tipi, diciamo, di sentimento, no? E quindi è diverso il tipo di sentimento che posso provare a certe condizioni e non ad altre, eccetera.
Per quanto riguarda il costituire il trascendentale, anche qui voglio dire che un conto, adesso per entrare un po' dentro, diciamo, termini un pochino più tecnici, cioè un conto è, sono le categorie, i principi dell'intelletto che costituiscono qualcosa a maglie talmente larghe che non ci faremmo niente per la costruzione della conoscenza. Un conto è invece il principio appunto del giudizio esterno, che non è costitutivo di nulla se non di se stesso, cioè di un sentimento, ma non costituisce nulla della realtà. Tant'è vero che Kant ripete più volte, abbiamo a che fare con la contingenza, o vogliamo unificare la natura, ma chi lo sa se riusciremo a farlo, e così via. Ma soprattutto questo elemento di involontarietà, cioè l'idea di un soggetto kantiano di ferro, diciamo, tutto autonomo e attivo, è un pochino un mito, nel senso che il peso della realtà e diciamo, la resistenza della realtà o l'invito della realtà, i prati che ridono, è molto forte in Kant, ma soprattutto c'è questo elemento della contingenza che forse per primo, non lo so, tra i grandi filosofi nella filosofia moderna mette al sicuro, cioè rispetto alla tradizione leibniziana, wolfiana, baumgarteniana. La contingenza è vera, non è, e sarebbe molto interessante per esempio occuparsi, è stato fatto da Robin Kelly, mi sembra sia Kelly, sono sicuro, non mi ricordo se è Robin o no, uno studioso di fotografia di Harvard, il quale ha studiato il caso nella fotografia, e la fotografia è una delle arti, diciamo, più interessante da questo punto di vista, perché c'è proprio questo elemento, diciamo, meccanico che permette una passività, un mettere fuori gioco il soggetto e non far passare la realtà attraverso la percezione, e però anche elementi di attività che sono inquadratura, montaggio, gli interventi di post-produzione, tutto quello che si può fare, no? Però è interessante, vabbè, adesso mi taccio, sennò poi è un excursus troppo. Ma l'idea della casualità non è per niente facile da cogliere, quindi della contingenza, e quindi anche dell'imparare a patire del pate in mate, riprendere, diciamo, l'antico imparare dalla passione. Io penso che quei fenomeni a cui mi riferivo prima, che effetti essenzialmente secondari, danno proprio la misura che molto della nostra esperienza dipende da quel che siamo e non dai nostri sforzi, no? E quel che siamo però è il frutto dei nostri sforzi, ma non perché abbiamo mirato i nostri sforzi, ma perché, come dire, l'effetto secondario dei nostri sforzi fa sì che siamo quel che siamo e che sentiamo come sentiamo. Quindi, insomma, c'è un processo, e questo non lo decidiamo autonomamente, no? Prego. Io avrei due domande che mi funzionano più poco. La prima è riguardo a questa esternalizzazione dei sentimenti, delle affezioni. Se sono delle quasi cose, cioè se sono esterne rispetto al soggetto, in che modo questo si concilia con l'estrema differenziazione dei sentimenti che ci può essere tra gli individui? Ovvero, se io provo dolore, lo provo sicuramente in maniera differente rispetto a tutte le altre persone che ci sono in quest'aula. Allora esistono 20, 50 quasi cose, cioè dolori esternalizzati, cristallizzati, che poi vanno ad affettare ognuno di noi, oppure forse è necessario comunque introdurre un elemento di soggettività, di introduzione di un sentimento? Questa è la prima domanda. La seconda domanda è riguardo le opere d'arte, cioè l'esperienza estetica riguardo le opere d'arte. Se l'esperienza estetica è un'esperienza apatica, non è un ridurre anche l'esperienza artistica al solo sentimento che provo davanti a un'opera? Cioè, non per entrare in termini troppo dantiani, cioè ricorrere al mondo dell'arte, ma io davanti a un Van Gogh quello che mi rimane, cioè l'esperienza artistica, è solo il oh che bello che sono questi girasoli, mi sento felice, mi trasmettono gioia, oppure ci deve essere qualcosa di più affinché quell'esperienza possa essere veramente estetica? Classiche domande, molto classiche. Cioè, la prima è: sono soggettivi?
le atmosfere sono gli elementi di soggettività. Ma dunque, è chiaro che lì, qui si è sottolineato, e anche per ragioni polemiche si sottolinea, secondo me, giustamente l'aspetto quasi oggettivo dell'atmosfera. Erma Schmidt a un certo punto nel 64 dice: per me sono come le strade. Oggi dice: mi sono esagerato per ragioni polemiche, sono come le nuvole. Tuttavia, sono almeno come le nuvole, cioè fenomeni vari, mutevoli, dai confini un pochino indeterminati, in cui ciascuno può vedere qualche cosa leggermente di diverso. Tuttavia, io insisto molto sul fatto che siano qualità sopravvenienti sui elementi materiali. Quindi, il carattere quasi oggettivo delle atmosfere per me si fonda non tanto sul fatto che sarebbero come degli effetti platonici presenti in un mondo iperuranio che io incontro nella contingenza. Allora sì che noi saremmo, come qualcuno ha detto, dei passeggeri delle atmosfere. No, io penso che le atmosfere ci sono nella misura in cui sopravvengono qualitativamente rispetto agli elementi materiali. Cioè, se un oggetto è di pietra, trasmetterà delle qualità espressive differenti di legno, o di plexiglass o di vetro. Allora, però non è soltanto riuscito all'elemento materiale, evidentemente, è quello che dicevo prima come carattere estatico delle qualità degli oggetti. Sono d'accordo che vi è una variabilità nella ricezione, tuttavia ci sono, come dire, è possibile fare delle tipologie che valgono naturalmente quanto valgono gli identitipi di tutte le scienze umane, eh? Cioè è possibile che la stazione a me suggerisca un'atmosfera così e a un'altra persona cos'ha, ma tuttavia ci sono, come dire, le atmosfere tipiche, che sono quelle dello stadio, il party, la stazione, il funerale, no? Se esistono i film sugli hotel, c'è un genere che si chiama film degli hotel, è perché l'hotel è diversissimo hotel, diversi personaggi, ma vuol dire che in un hotel accadono alcune cose che danno possibilità ad un plot cinematografico. Per esempio, gli incontri imprevisti, le persone diverse, eccetera, eccetera. C'è quindi una quasi oggettività dell'atmosfera, che non vuol dire eventualmente... Allora, lei diceva elementi, quindi bisogna inserire elementi introiettivi. Io non credo, penso che qui abbia ragione Schmitz nel parlare di una disposizione proprio corporea, perché qui non abbiamo detto niente ancora sul corpo, perché poi il fulcro della filosofia di Schmitz non è l'atmosfera, ma è il vibe, il corpo vissuto. Se c'è una filosofia in cui lui resterà, sarà questa. Allora, a seconda della disposizione proprio corporea che noi abbiamo, potremmo reagire all'atmosfera in maniera relativamente differente. Tuttavia, secondo me, l'idea di idealtipi atmosferici funziona abbastanza. Naturalmente culturalmente definiti e per culture omogenee. Che ne so, il nero è funebre per noi, non per la cultura orientale. Che Kenneth pensasse di Wertheimer, no? Che diceva il nero è lugubre prima di essere nero. È lugubre prima di essere nero per noi. Però almeno per noi questo è abbastanza. Diviso, ma insomma, Merleau-Ponty, Goethe, il valore simbolico dei colori non ci bisogna. Seconda, rapidamente sulla seconda questione, indubbiamente ridurre le opere d'arte tradizionali all'atmosfera è riduttivo. Nel mio libro dicevo c'è una doppia eccedenza, le opere d'arte, soprattutto quelle storiche, classiche, hanno un'eccedenza rispetto al discorso atmosferologico, ma è anche vero che le atmosfere non si riducono all'arte. E non c'è dubbio che un'opera d'arte classica ha bisogno di un'interpretazione legata ad un sacco di altri codici culturali, storico-artistici, politici, di commissione, no? Religiosi, eccetera, eccetera. Infatti dicevo che si presta particolarmente bene, ma quello che io non faccio però, si presta particolarmente bene per le opere d'arte contemporanea, laddove invece la conoscenza, come dire, a parte l'aboutness dantiana, tuttavia, anche senza Bautres, la reazione di fronte all'opera d'arte, come dire, non figurativa è tendenzialmente di tipo emotivo. E noi non sentiremmo di poter dire qualcosa di molto di correttivo rispetto a questo tipo di reazione. Una installazione multisensoriale non è che dietro di sé ha bisogno, diciamo, di una cultura allegorica, emblematistica, come aveva la pittura 5-600. In fondo ti chiedono esattamente di dire che cosa provi quando passi lì dentro. Al limite proprio un modo ingenuo, molto ingenuo. Però sono d'accordo sul fatto che ridurre l'intero mondo delle arti atmosfere sarebbe una riduzione impropria. A me piace pensarle così, un po' riduttivamente, ma insomma un po' meno. Nel rapporto con le opere d'arte insomma sono una sorta di esca per suscitare atmosfere che altrimenti non posso vivere o devo vivere in maniera distruttiva. Cioè sono una forma controllata di coltivazione dell'atmosfera, esattamente come se io leggo un libro a casa mia, mi immergo in un'atmosfera diversa, che naturalmente sarebbe dannosa o disastrosa se
ecco la regata tropicale, invece se leggo Conrad provo qualcosa, ma appunto in modo controllato. È un giocare con l'atmosfera, in fondo, fin dai tempi di Aristotele, no? È questo. Cioè, giocare con gli affetti, ma senza prenderli completamente come reali. In questo senso, tutte le opere d'arte potrebbero essere lette come forme di atmosferizzazione sotto controllo. Allora, se tu hai qualcosa da dire, se non c'è una domanda, se vuoi aggiungere qualcosa? No, è ulteriormente complicato la domanda, la risposta del professore. Quindi, a me è venuto in mente, provo a dare insomma degli stimoli che mi sono arrivati. A me è venuto in mente, diciamo, la tradizione neoplatonica è quella quando si parla di anima mundi, e mi è venuto in mente un pensatore che è James Hillman, non so se, quando parla dell'immaginale, e quando si parla di questa, come dire, di questa connessione appunto tra un qualcosa di esterno e un qualcosa di interno, come dire, quando lei ha parlato di vari livelli possibili, è come se io non ho sentito le parole che, come dire, mi sono arrivate di campo e di energia, anche se questa parola la sento molto, come dire, bisognosa di una qualche definizione, di energia e di coscienza. Cioè, coscienza come qualcosa di totalmente impersonale, che quindi sta in questo punto di contatto tra una soggettività e un'oggettività, però appunto coscienza che... è come se fosse una sorta di intelligenza pervadente, o comunque pervadente sia il soggetto che l'oggetto, e a questo livello di come dire, a questo livello di consapevolezza, quando io provo a definire, a chiedermi se è l'oggetto che mi parla o se, come dire, qualche proiezione, come dire, la differenza sfuma per me. È come se fosse qualcosa di percettivamente evidente, ma di difficile, appunto, difficile categorizzazione, difficile, cioè il logos fatica in questo modo. No, sono d'accordo che vi sono dei punti di tangenza involontari, perché né Hermann Schmitz, né Gerhard Böhm, né Tellenbach, né quelli che sono occupati di atmosfera di fuori, insomma, hanno a che fare col mondo immaginale o col mondo, diciamo, immaniano, junghiano, immaniano. Però ci sono effettivamente dei punti di differenza, soprattutto l'elemento dell'impersonale, o del prepersonale. E nella misura in cui appunto ci sono, l'attenzione qui va esattamente a un qualcosa che precede la costituirsi del soggetto e dell'io, in quanto dualisticamente separato da un oggetto. E dunque questa sfera dell'impersonale si può anche pensarla come una sfera della presenza o della copresenza. Però, a quel punto lì, cioè, proprio come giustamente lei ha detto, non mi interessa più sapere se è esterno o interno, perché tutt'uno è un po' troppo indifferenziato. Questo tipo di approccio, invece, dico quello atmosferologico, neofenomenologico, vorrebbe invece ribadire la soggettività, ma una soggettività pre-soggettiva in un certo senso. Cioè quella che, per esempio, in alcuni campi come la psicopatologia è stata chiamata meità, meinhaftigkeit. Questa meità, che è qualcosa che precede l'io, non vuol dire naturalmente lo precede nella misura in cui il soggetto e l'oggetto non sono ancora costituiti dualisticamente. Si potrebbe dire che è come se fosse una soggettività impersonale? In un certo senso sì, se la persona si costituisce solo attraverso un'elaborazione, insomma, che Schmitz chiamerebbe la presenza sviluppata, la presenza primitiva è sicuramente in qualche misura impersonale, però è talmente impersonale da essere la più radicale soggettività che sia possibile. Nella misura in cui è quella davvero in cui nessuno può dirlo al posto mio. Le esperienze involontarie della vita sono tali, di solito, specialmente quelle drammatiche, che costringono il corpo proprio ad una forma di contrazione e di identificazione di sé, dolore, angoscia, vergogna, per esempio. No? La vergogna, io sento di essere, come dire, accerchiato centripetamente da delle forze ostili. Bene. In questo senso scopro di essere soggetto in misura che nessun cogito e nessuna costituzione trascendentale può darmi. Sono naturalmente momenti eccezionali che però rivelano questo strato di necessaria presenza primitiva, senza la quale anche la presenza del logos e della riflessione non avrebbero molto senso. Un po' giocando Schmitz dice, se io dovessi attribuirmi, come faccio a darmi un'identità? Io posso elencare tutti i miei attributi, poi però ce ne manca ancora uno, quale? Che sono io. Quel passaggio lì, che sono io, me lo dà soltanto quella che lui chiama la Betroffenheit,
cioè il coinvolgimento, l'essere toccato. In questo senso, quindi, paradossalmente, sì, va bene l'impersonale, ma scopriamo che l'impersonale in questo caso è qualcosa di talmente radicalmente soggettivo da non avere, da non essere soggettivo solo in posizione, no? Posizionalmente, sì, sì. Ma è qualcosa di precedente. Certo, lui non, Schmitt non sarebbe d'accordo sull'aspetto platonico per ragioni che forse intuisce, cioè gli aspetti anticorporei che il platonismo comporta, e anche di trascendenza, idee, insomma, no? Quindi un mondo immaginale, sì, è un terreno un po' comune, però con delle distinzioni. Una domanda per il professor Velacchi, una cosa un po' banale. Mi chiedevo, nell'esempio della poesia, per esempio, la poesia cinese, ovviamente non tutti abbiamo le strutture per comprenderla, mi chiedevo se l'esperienza è stata sempre legata a una qualche forma, diciamo, di concettualizzazione, diciamo, una struttura logico-linguistica. Come si inserisce in questo scenario, per esempio, in questo scenario l'esperienza musicale, per esempio? Cioè io, per esempio, posso sentire una musica anche che non sia, che non contenga parole, oppure che magari contenga un ritmo più incalzante, che mi trasmette angoscia, oppure serenità, o anche una musica in inglese, anche pur non conoscendo la musica inglese, mi può trasmettere malinconia, non so. Se mi chiedevo come, se la musica appartenesse più a una forma, diciamo, più spontanea, diciamo, di esperienza estetica, oppure come si inserisce in questo quadro, oppure se la stessa musica è legata a una qualche forma, diciamo, logica linguistica che abbiamo acquisito, non so, quindi ci permette di elaborare questa parte. Sì, no, è una domanda classica, ma non facile, diciamo, soprattutto quella che riguarda lo statuto della musica. Però volevo dissipare forse un equivoco a cui ho dato adito, cioè lei ha detto il carattere sempre concettualizzante della poesia, perché ho detto per già conoscere il significato delle parole. Se riprendiamo, diciamo, quei termini di riferimento, lo schematismo kantiano, un conto lo schematismo oggettivo, cioè quello che va in cerca, diciamo, dei suoi referenti, dei suoi significati determinati, un conto è il libero schematismo, cioè quello che dice Kant mette nel libero gioco immaginazione e intelletto, dove i significati logico, linguistici, determinabili, eccetera, non ci sono, se ci sono sono secondari. Ma questo non vuol dire che non ci riferiamo all'intelletto, cioè, o alla ragione, o comunque ai concetti, solo che sono indeterminati, quindi mi dà da pensare ma non so bene che cosa, oppure penso di sapere che cosa, lo dico, ma è insufficiente, no? Pensi anche alla poesia, ci sono tanti modi di fare poesia. Se lei pensa alla poesia di Zanzotto, è italiano, sì, però la prima volta che lo leggo non capisco niente, fosfeni, oppure invento le parole, eccetera, o quelli di Fosco Maraini, che è tutta una lingua inventata per un altro genere più giocoso, no, di poesia, che si avvicina via via alla musica. Però certo, se non capisco una parola e non ho nemmeno un'analogia con la lingua che conosco, non posso cogliere nemmeno quell'indeterminatezza. Per quanto riguarda la musica, il suo statuto per me, per tanti, insomma, è sempre un problema. E me la cavo così, che è una specie di prova generale del linguaggio, o cioè qualcosa che, adesso detto in termini garroniani, se vuole, ha senso e non significato. Cioè ogni tentativo di dire, è come se questo libero gioco di immaginazione e intelletto non permettesse delle ipotesi di significati determinati, significa la primavera, significa l'autunno, la vendemmia, come le quattro stagioni vengono, ma invece ci tiene in questo stato di, io so che qualcosa significa, ma appena lo dico l'ho mancato, insomma, ecco. Quindi non è affatto una domanda stupida, è una domanda molto banale, come dire, ma molto, non è una domanda banale, è una domanda molto difficile. Me la cavo così perché non ho una risposta più precisa. Okay, grazie. Altre domande? Prego. Allora, è una domanda sia per Tonino che una per Stefano. E volevo solo premettere molto brevemente che
secondo me ci sono altri due, diciamo, linee di grande consonanza, pur nella enorme differenza poi di strategie argomentative che avete. Una, da una parte, che in entrambi appare molto chiaro che l'oggetto dell'estetica deve essere qualcosa che poi si prende forma per identità e differenze con un confronto con il linguaggio, cioè non è riducibile al linguaggio, ma al tempo stesso bisogna riflettere su che rapporto c'è con il linguaggio, tra queste esperienze estetiche e il linguaggio, tra il sentire, come lo vogliamo chiamare. L'altro elemento che mi ha molto colpito, forse è emerso di meno, è che entrambi proponete due progetti, diciamo così, di riflessione filosofica sulla sensibilità, sulla percezione, non riduzionisti, cioè non riconducibili a forme di riduzionismo quantitativo, se vogliamo, di neuromania, diciamo così, pur non disconoscendo la possibilità di ragionare sulle basi anche propriocettive, neurologiche, neurofisiologiche dell'apparato percettivo e sensorio. Ma venendo alle domande nello specifico, allora, Antonino, tu hai parlato di un recupero nella tua prospettiva della nozione di presenza e di presenza come estasi. Allora, si può dire che nella prospettiva di un'atmosferologia questa estasi va pensata come un'estasi spaziale, non come un'estasi temporale? E di, come dire, come sottodomanda a questa, tu a un certo punto hai detto, tendo a pensare che queste quasi cose sono delle qualità sopravvenienti reali, ma si può anche dire che sono qualità sopravvenienti che ineriscono contemporaneamente a un oggetto e al soggetto, e che quindi, diciamo, è possibile pensare nella linea della tua riflessione sulle quasi cose anche un nuovo spazio per il soggetto pensato come soggetto deponente, chiamiamolo così, come un soggetto che non dice io sento, ma dice mi accade di sentire, diciamo così. E invece un po' sulla stessa linea, anche rispetto alle cose che dicevi alla fine, appunto sul fatto che poi forse il dominio è una parola sbagliatissima, insomma il campo, il territorio dell'estetico è più il senso che non il significato determinato, ovviamente, secondo la linea di Garroni. Tu, chiudendo, hai fatto un discorso molto interessante sul rapporto tra attività e passività della percezione e della sensibilità. Ah, ma secondo te si deve postulare, proprio perché oggi siamo in una temperie, come dire, anche scientifico-filosofica diversa, c'è di mezzo le neuroscienze, eccetera, si deve postulare una differenza tra una percezione intesa come pura ricezione dell'informazione e invece una percezione intesa come raccolta del dato, e dire forse solo Homo sapiens fa qualche cosa come una raccolta del dato e quindi è una passività che già si apre a una possibile attività di rielaborazione, di interpretazione, di riscorrerla. Cioè che in altre parole ciò che forse in altri modelli, che possono essere le macchine secondo certe prospettive o gli animali non umani, è una percezione come pura ricezione di informazione, nell'uomo si ristruttura per statuto ontologico forse in qualcosa di più rielaborativo. Allora, differenza dal linguaggio come punto comune. Beh, dietro queste prospettive, perlomeno quelle che presento io, di sicuro c'è anche un atteggiamento, che ho capito, polemicamente avverso al linguistic term e all'esagerazione comportata dal linguistic term. Quindi è chiaro che non è un caso che se uno legge Merleau-Ponty e legge Schmitz, sono passati 15-20 anni, ma si nota la differenza. Mentre Merleau-Ponty è ancora molto attento al linguaggio, e dentro quella coinè, già invece Schmitz 15 anni dopo del linguaggio lo considera una forma anzi riduzionistica dell'esperienza vissuta. È necessario, ma riduzionistica. Questo perché le atmosfere in generale, le situazioni per lui sono quelle che lui chiama delle caoticità molteplici, che presentano programmi, problemi, eccetera, eccetera, solo il linguaggio è in grado di decodificarli. Ma il linguaggio, come dire, toglie la caoticità molteplice, rendendo discrete le parti di analisi della realtà, quindi un po' riduzionistico il linguaggio. Quindi, fatta la tara però di questa polemica antilinguistica, è chiaro che può darsi che entrambe le posizioni abbiano appunto in comune questo tentativo di, direi sì, di differenziarsi dal primato del linguistico, almeno dal mio punto di vista sicuramente. Quanto al riduzionismo, la domanda è più complessa, perché noi usiamo la parola riduzionismo facilmente, polemicamente, giustamente, però
se riduzionismo volesse dire affermare che una cosa è soltanto quello, allora chiaramente anche dire che tutta atmosfera potrebbe sembrare riduzionistico, dire che tutto è appunto condizione di senso potrebbe essere riduzionistico. No, è chiaro che qui l'accezione riduzionistica è riduzionismo quantitativo e fisicalistico. È chiaro che ogni posizione filosofica dice più o meno il mondo è così, in questo senso rischierebbe di essere tutto riduzionismo. La domanda sulla presenza, e anche questa è abbastanza classica, cioè il problema dello spazio rispetto al tempo in questo discorso. Sì, questo è vero, c'è indubbiamente un privilegio dato alla spazialità. Forse anche questo perché lo spazio ha avuto vita difficile nel Novecento, a confronto della temporalità, dimensione molto preferita dai filosofi nel Novecento. Però se uno studia l'evoluzione della nozione di spazio vissuto, trova appunto una varietà di tentativi di pensare a uno spazio diverso dallo spazio quotidiano e diverso a maggior ragione dallo spazio delle scienze naturali. Sicuramente è la presenza a che fare con lo spazio, ma giustamente il primo libro di Smith, per citare ancora lui, è Gegenwart, e lui mi dice in tutti e due i sensi, presenza e presente. Perché indubbiamente, se è vero che c'è una certa preferenza sulla presenzialità spaziale, ho detto prima io le atmosfere sono effuse nello spazio, non ho detto nel tempo. Sono qui in uno spazio, ma è indubbio che si presentano anche in una temporalità. Non solo, anche la temporalità ha una sua atmosfericità, insomma, nel caso di citare Proust. Citazione banale, no? Però scontata. L'intera opera di Proust è un continuo ricreare linguisticamente l'atmosfera grazie alla temporalità involontaria. Temporalità involontaria. Memoria involontaria. Quindi sono d'accordo sul fatto che si potrebbe insistere di più sulla temporalità, cioè riportare la nozione di presenza anche in una dimensione più temporale. Sulle qualità, in quanto inerente soggetto-oggetto, questa è una posizione, è la posizione che sicuramente abbraccerebbe Böhme. Secondo lui le atmosfere non sono là, ma sono un tra, un in between, sono tra soggetto-oggetto, soggetto-oggetto non ancora costituiti in modo forte e rigido, ma tra un soggetto e un oggetto. In questo senso, allora, come dicevi tu, sarebbero qualità inerenti tanto al soggetto quanto all'oggetto. Schmitz resiste su questo e io tutto sommato simpatizzo un po' perché mi piace la posizione più controintuitiva. Cioè lui resiste a questa posizione perché è convinto che le atmosfere intanto non siano producibili, cosa che non ho mai detto oggi perché chiaramente per l'estetica è necessario dire che sono anche producibili, ma per Schmitz non sono producibili. La cosa fa molta differenza. Sull'ultimo punto sono perfettamente d'accordo, cioè mi accade che non io dicevo soggetto A piuttosto che soggetto D è la stessa cosa, no? Questo essere soggetto A e capire che cosa ci può insegnare essere soggetti A anziché, come sempre diciamo, soggetti D, questo mi sembrava il senso di quello che dicevo, educazione alla passività, esporsi. Ma senti, sulla tua domanda è molto complessa, banalmente si può rispondere così, cioè che da quanto ne sappiamo gli animali non umani sono sicuramente sensibili alle atmosfere, però non le rielaborano, cioè non le raccontano, non ci ragionano, non le rappresentano. Tutti gli esperimenti fatti sull'arte animale sono delle cose inguardabili, eccetera. Sicuramente c'è una vita mentale, affettiva, erotica, molto complessa, ma per esempio c'erano nella puritana America i bonobo, che sono una specie di scimpanzé, insomma, però sono quelli più vicini geneticamente agli umani, eccetera, venivano chiamati tipo the sex chimps, e non venivano fatti vedere ai bambini perché in natura facevano delle cose eroticamente. Però mi chiedo anche lì, sì, certo, gli atti contro natura ci sono anche lì, grande display, diciamo, di comportamenti, ma le perversioni sono solo umane, non ha senso parlare della perversione di un bonobo, insomma, no? E le perversioni fanno parte di una ricchezza immaginativa, di quelle meta rappresentazioni che sappiamo, non a caso l'arte erotica è una forte componente dell'arte e spesso straordinariamente immaginativa, significativa, che è una rielaborazione di qualcosa che naturalmente è innanzitutto, non lo so, è un piacere che condividiamo senz'altro con il resto del mondo animale, ma che noi si configura in maniera diversa. Quindi
so che la tua domanda ha degli altri aspetti, cioè relativi alle macchine, cioè non c'è soltanto il problema, diciamo, quello diventato classico da Forlux in poi, cioè la zecca ha un ambiente, temperatura e acido butirrico, si lascia cadere sulla quello è il suo mondo, no? Noi invece abbiamo questa apertura di uno stimolo, diciamo, indifferenziato, quindi molto rumore, poca informazione, non segnali, ma e quindi dobbiamo la nostra, abbiamo un mondo perché c'è una percezione interpretante, eccetera. So che la tua domanda credo, insomma, avesse a che fare anche con le nuove tecnologie, quindi i nuovi media aumentano o riducono lo spettro percettivo, quanto le nostre immaginazioni, quanto le nostre immaginazioni sono incrementate tecnologicamente o invece incanalate preventivamente, ridotte verso l'anestetizzazione. Questo è un discorso che interessa anche Tonino, perché ho letto il suo libro, lo so, cioè, e questo è un discorso complesso, però se dopo vedo che il nostro tempo adesso è finito, ma c'è per esempio una, allora la faccio molto bene, un artista si chiama Janet Cardiff, che fa, vi consiglio di andare sul suo sito e a vederle, perché fa vedere anche dei video, delle passeggiate assistite, le chiamerei delle passeggiate aumentate, io ne ho fatto un paio, in cui voi passeggiate in un luogo, per esempio ce n'era a Documenta, l'ultima mi sembra, alla stazione di Kassel, in cui avete un audio e un video che interagiscono con l'ambiente reale, ma al tempo stesso spiazzano rispetto a questo ambiente reale, e quindi creano un sovrappiù di esperienza, se volete, non una canalizzazione, perché avete sempre aperto lo spazio della percezione indeterminato, ma al tempo stesso c'è qualcosa che si sovrappone e che la complica, altre cose sono invece riduttive. Poi vorrei riprendere, se ci sarà tempo, il fatto che le estetiche non siano producibili, che le atmosfere non siano producibili, perché anche quello sarebbe molto interessante, però sembra una domanda che lei ci ha prenotato, no? Sì, va bene, grazie mille. Cerco di essere rapidissimo perché portare delle domande per entrambi i contendenti, per certi versi. Okay, una, innanzitutto per il professor Belotti, a me non è chiaro che lei a un certo punto, se non sbaglio, ha detto non tutte le sensazioni sono esperienze estetiche, e diceva una prospettiva atmosferologica in questo senso è riduzionista. Volevo giusto sapere se poteva chiedermi meglio questo artista, perché non mi è chiaro. Seconda domanda sugli effetti secondari. In che misura il professor Griffero conclude il suo libro Atmosferologia con una battuta, però forse dovrebbe essere ben applicata a questo scrivendo, riprende Freud, dice, ma non vorrei che dietro al soggetto ci fosse un'atmosfera invece che l'inconscio, no? In questo senso, il concetto di atmosfera, come può essere, tra virgolette, fatto fuori rispetto al soggetto dalla prospettiva come la sua, cioè degli effetti secondari, e se ci riesci, perché io non riesco a vedere queste differenze, nel senso che il concetto di atmosfera può essere applicato in qualche modo anche al soggetto, credo, per magari. Invece, due domande del professor Griffero. La prima, sull'esempio delle illusioni ottiche, in qualche modo noi dovremmo ragionare con le atmosfere prototipiche, no? Come rispetto alle illusioni ottiche. In questo senso il divario, diciamo così, col sapere e con un certo tipo di scienza è assoluto. La domanda è, senza essere irenici come irenisti, si può cercare un terreno di comune costruzione, comune fecondazione, vorrei dire, tra scienza e un certo tipo di filosofia? L'ultima questione, insomma, l'apparire in quanto apparire. Però ecco, questo apparire non è un apparire dell'apparire, in termini trascendentali fenomenologici. Oppure sì. Così, scusate, sono stato veramente lentino. Abbiamo un paio d'ore.
Allora questa volta comincio io, che no, sul riduzionismo probabilmente sì, le due asserzioni che ho fatto, che sono complementari, cioè non tutte le sensazioni sono esperienze estetiche, non tutte le esperienze estetiche sono sensazioni, soprattutto la seconda mi serve, diciamo, per una imputazione di riduzionismo, cioè nel senso che c'è come una specie di appiattimento dell'esperienza estetica su tutta la vita della sensibilità, con l'effetto di ridurre la specificità dell'esperienza estetica, per esempio sulle atmosfere che condividiamo con tutti gli animali, con tutti gli altri animali. Mentre io penso che c'è qualche novità nell'Homo sapiens, che è il fatto, appunto faceva allusione prima alle perversioni o alla rielaborazione narrativa di un'esperienza vissuta con un'atmosfera distonica, quella della barca a vela e della paura, che viene rielaborata comicamente. Come la chiamiamo quella? Vogliamo dire che per me è il cuore dell'esperienza estetica, cioè, come diceva prima Tonino, giocare con le atmosfere, nel caso delle opere d'arte, ma noi giochiamo con le atmosfere anche non nel caso delle opere d'arte, anche una sera a cena o vi racconto una cosa e vi fa ridere o vi fa piacere o vi interessa, eccetera. Io sto giocando con delle atmosfere o di bingo, di suono, quello che è, insomma, ma anche comportamenti quotidiani, no? Mi vesto in un certo modo. Ecco, da qui poi appunto mi interessa, le atmosfere non sono producibili, perché poi il mondo dei designer, eccetera, non fa altro che cercare di produrre atmosfere, e quando ce ne accorgiamo, come per esempio nei parchi a tema o nei come si chiamano, gli outlet, insomma, eccetera, che vogliono creare la piccola Parigi in mezzo all'autostrada, eccetera, è una cosa raccapricciante, proprio perché ci vogliono fregare, ci vogliono creare l'atmosfera, ma le atmosfere non si creano, e così via. Quanto alla seconda domanda, far fuori l'atmosfera, intanto io non voglio far fuori l'atmosfera, perché penso che in effetti ci siano influenti, sia un elemento molto importante, diciamo. Però mi chiedo se un modo di comprenderle, di anche allargarle all'impossibilità, per esempio, di produrle, cioè di allargarle recuperando per me di nuovo questa tradizione kantiana che a me sembra illuminante, forse per diciamo pregiudizio storico, non so come dire, ma però ci ho ragionato e non mi sembra un pregiudizio. È un modo di riassorbire anche la percezione passiva di atmosfere e l'impossibilità di produrle intenzionalmente, volontaristicamente, all'interno di un meccanismo che mi è più familiare, diciamo, cioè quello in effetti della, se lei ci pensa, è come il rovescio dell'eterogenesi dei fini, cioè voglio produrre volontariamente l'eterogenesi dei fini, no, accade, ma se lo vuoi fare non sarà così, non lo puoi fare, no? L'unico modo per non essere spontaneo è cercare di esserlo. Ecco, questo è la quale scienza? Che rapporto con la scienza? Beh, ovviamente l'approccio, diciamo, ingenuo, volutamente ingenuo, naif, di questo tipo di percettologia, quindi estetica intesa come teoria generale della percezione, fa pugni con la, chiaramente, con ogni scienza, ogni hard science, quindi con le scienze strettamente quantitative e fisicalistiche. Il problema è che, peraltro, non mi sembra che manchino rapporti con le scienze, invece, con le scienze umane in senso lato. Cioè, come dicevo prima, se ci sono campi in cui le atmosfere sono all'ordine del giorno come il tema del dibattito, sono proprio altre scienze, non la riflessione filosofica, paradossalmente. Evidentemente c'è tutto un ambito che è scientifico anch'esso, senza essere quantitativo, che anzi è qualitativo nel proprio approccio, e che trova nell'atmosfera uno strumento evidentemente utile. Certo, per me vale la impenetrabilità cognitiva dell'atmosfera prototipica, cioè se un'atmosfera mi suggerisce X, qualunque cosa io sappia di tipo scientifico su quel fenomeno, a parte il fatto che io poi nel mio libro insisto sul fatto che la percezione atmosferica è una prima impressione, quindi in fondo anche dal punto di vista temporale, è chiaro che poi c'è una rielaborazione, c'è anche una storia della percezione atmosferica che cambia nel tempo, gli elementi che vengo a sapere ma che anche osservo percettivamente modificano l'insieme, insomma, è chiaro che io sto parlando di una percezione istantanea, sto parlando di una percezione involontaria per lo più, sto parlando di una percezione prototipica. In questo senso la scienza non aggiunge niente, anzi riduce. Anche perché poi la scienza lavorerebbe sulla causa.
di cui l'atmosfera sarebbe un effetto, probabilmente un effetto secondario, terziario o quaternario, non so come si dica, cioè sarebbe una qualità del tutto superflua, insomma, che la scienza non è interessata ad analizzare. L'apparire non è apparire dell'apparire? Beh, infatti dicevo prima che le atmosfere sono sopravvenienze di entità comunque materiali, in parte. Cioè, quella nuvola mi appare oppressiva perché è grigia e scura. Se fosse chiara non mi preoccuperei. Se fosse sono qui ed è scura là, non mi preoccupo. Se sono in alta montagna, senza ombrello, mi preoccupo. È chiaro. C'è quindi un elemento quantitativo che io non nego, non nego. Tuttavia ridurlo a quello non basterebbe, perché allora non si capirebbero perché noi proviamo certi stati d'animo di fronte a situazioni la cui oggettiva descrizione scientifica non va nella stessa direzione. Bollo, quando scrive Wesen der Stimmung nel 1941, un po' così si chiede se ci possa essere un momento in cui non esistono, no? Lui le chiama atmosfere, le chiama anche atmosfere, noi siamo tendenzialmente Stimmungen, cioè stati, tonalità emotive. C'è un momento della nostra vita in cui non esistono tonalità emotive? Lui dice, beh, perché una non c'è più e l'altra non c'è ancora. Cioè immagina una fase di transizione, no? Io direi che ci sono delle soglie, percettive, sotto le quali effettivamente un'atmosfera non si ritaglia uno spazio tutto suo. Per esempio, se sono molto pragmaticamente impegnato, se io corro dietro al tram, è difficile che guardi la sfumatura del semaforo. Che rosso è quel semaforo? Cosa mi suggerisci? Non me lo chiedo. Diverso il caso, però, che poi le atmosfere sono facilitate da stati debilitati, non solo passivi, ma anche direi di una qualche vaghezza proprio, no? Casi tipo svegliarsi dal sonno, tipo aver niente da fare, tipo poltrire al sole, tipo aver male. C'è stati in cui il pragmatismo non domina e quindi gli aspetti di percezione, di nuance della realtà che altrimenti noi non percepiamo, è favorito. Allora, in questo senso io dico, certo che non è l'apparire solo dell'apparire, però è un apparire di cui la, perlomeno il mio approccio non indaga le condizioni di possibilità, che arrivi troppo tardi rispetto alle condizioni di possibilità, e nemmeno la causa in senso fisico. Perché poi ragionare sulla causa vuol sempre dire causa-effetto e poter quindi immaginare appunto l'intervento sulla causa per scongiurare o favorire l'effetto. E questo porterebbe di nuovo verso un indirizzo pragmatistico, attivistico, che mi è abbastanza estraneo in questo approccio. Ok, possiamo dare vita... C'era ancora un intervento là? Però abbiamo... Come volete, io... Dipende da quanto può... Abbiamo... Quanto può portare meno tempo? Di 10 minuti. 20 minuti abbiamo... Non lo so... Cosa preferite voi, ascoltare la domanda o... Io ho una domanda del professor Griffero, di una promessa non mantenuta, riguarda semplicemente se mi può specificare, questa è la prima domanda, se mi può specificare questo rapporto tra il corpo e la spazializzazione delle atmosfere, che ha promesso di... E una seconda domanda riguarda invece il lavoro dell'immaginazione, cioè che lavoro ha l'immaginazione, perché sul rapporto del corpo sembra un po', insomma, questa estetica apatica un po' legata invece alle sensazioni, e non sembra trovare, diciamo, luogo invece l'immaginazione anche nella creazione di atmosfere spaziali. Penso alle città invisibili di Calvino, dove si immagina uno spazio. La cosa mi interessa anche perché la domanda l'ha fatto, insomma, Dario Cecchi, riguarda alla temporalità, cioè l'immaginazione come quella facoltà che ci permette di rappresentarci passato e futuro. Per cui, insomma, queste due... No, comincio da quest'ultima perché, usando lo stile di Stefano prima, non saprei dire meglio di come dico, cioè improvviso una risposta, cioè è indubbio che l'immaginazione in questo tipo di approccio non ha un grandissimo ruolo come tradizionalmente ha nell'estetica. È vero, questo può darsi che sia un deficit probabilmente. I motivi sono quelli del privilegio della presenza, di cui si è detto, di questa percezione istantanea, di questa presenza primitiva e così via, di questo elemento patico che si presta meno a essere derivato, diciamo, di stati immaginativi soltanto, no? Anche se capisco che io posso in un oggetto, per esempio, percepire ciò che può diventare per me, e quindi posso percepire, diciamo, intravedere la possibile atmosfericità di un oggetto, però non la vivo ancora. E qui sta appunto il problema della progettabilità o meno, perché, però prima finisco però la risposta a lui. Dunque, la prima invece sulla promessa di spiegare meglio il rapporto con il corpo. Il rapporto con il corpo, sì. Qui dietro c'è l'idea proprio che bisogna fare una filosofia della corporalità e della corporalità vissuta, perché il corpo diventa la vera e unica cassa di risonanza dell'atmosfera, perché non è dal punto di vista cognitivo che possiamo, come dire, no, confermare l'esistenza o meno di atmosfera, ma dal punto di vista mio, ma appunto per come lo sento. Allora, è chiaro che il corpo qui necessita di una filosofia sua propria, non a caso Spinoza l'ha fatta.
un corpo che non è anatomico, non è fatto di organi, non è partes extra partes, ma è un organo senza organi in un certo senso, preorganico, perché quello che noi percepiamo atmosfericamente non passa rapidamente attraverso i sensi. Questa è una cosa che non ho detto ancora. In fondo le atmosfere quasi sempre, spesso, se non quasi sempre, sono sinestesie o parziali sinestesie. Sono sicuramente delle percezioni, come direbbero i gestaltisti, amodali. Quindi io percepisco un'atmosfera di calore in un certo ambiente, vuol dire diverse cose modali. Calore di temperatura, calore di cordialità delle persone, eccetera. No? Eccetera, così. Sempre usiamo la stessa parola e non è un caso. È come se ci fosse una eidetica qualitativa che precede la declinazione specialistica modale. Cioè il caldo viene prima del caldo del termosifone e del caldo della cordialità e del caldo del bicchiere di caffè. È un caldo, noi lo chiamiamo così perché in qualche modo è una qualità che precede le varie sue forme di manifestazione modale. Il corpo è fondamentale, dunque è proprio lì che bisogna lavorare. In che modo il corpo proprio è cassa fedele di risonanza delle atmosfere. E nella teoria di Schmitt c'è tutta un'amplissima teoria in cui il nostro corpo è fatto di isole proprio corporee che non sono organi ma sono localizzazioni comunque relativamente spaziali che si accendono e si disattivano a seconda del nostro rapporto con l'ambiente. Alcune sono più stabili, altre sono invece più contingenti ed effimere, insomma c'è tutta una teoria da sviluppare. In questo senso io posso dire, credo a ragion veduta, che la teoria di Schmitt sul corpo è la più importante teoria del 200. Non c'è Merleau-Ponty che tenga, non c'è Husserl che tenga, non c'è, che ne so, ditene un altro che mi viene in mente, in teoria della corporalità. Ambiziosa e naturalmente arrischiata, come tutte le teorie che tentano di tenere tutto assieme. Ma filosofia è anche questa, no? Rischiare un po' di scivolare, altrimenti... Esporsi. Altrimenti non faremmo questo mestiere, no? Diremmo delle cose di senso comune. Sì. Come... Chiudiamo con il dibattito. Quanto abbiamo? Un quarto d'ora e due, no? Sì, ma abbiamo lezione dopo, possiamo dare qualche minuto. Ma tu puoi finire qui, cominciare con... Sì, va bene. Ma io, dunque, allora, da dove comincio? Vabbè, dalla cosa, dalla cosa più... quella è una cosa... Però, allora, prima vorrei venire all'ultima cosa che hai detto, cioè... non ha senso nella tua prospettiva interrogarsi sulle condizioni di possibilità perché si arriva sempre troppo tardi, no? E, beh, sì e no, nel senso che dipende da come si intende una ricerca trascendentale, diciamo, sulle condizioni di possibilità. È sempre possibile riconoscersi già sempre coinvolti nell'esperienza, fare una ricerca sulle condizioni di possibilità dicendo sono arrivato troppo tardi, naturalmente, e paradossalmente la faccio in questo mio ritardo, però mi chiedo a quali condizioni io sono preceduto dalla mia irriflessione, dal mondo della vita, dal mio patire, per esempio, no? Ma io penso che non sia una domanda impossibile, è una domanda certamente paradossale. Però credo che sia fruttuosa, nel senso che altrimenti io le atmosfere le posso solo descrivere e subire, e d'accordo, sono d'accordo con te che la ricerca delle cause mi interessa, cioè, fino a un certo punto su un altro livello, però capire come mai e in che modo io sono soggetto all'atmosfericità, soggetto all'atmosfericità, e qui si lega, se vuoi, anche la questione della produzione. La produzione delle atmosfere, perché mi è negata se io punto troppo direttamente alla produzione delle atmosfere? Perché in quel caso vengo smentito, cado nell'affettazione, nell'artificio, eccetera, e produco un'atmosfera di artificialità e non l'atmosfera che volevo produrre. Forse appunto una domanda sulle sue condizioni di possibilità potrebbe farmi comprendere meglio questo mistero, diciamo. E sono altre cose che volevo dire, però guarda, ti lascio la parola perché l'essenziale che l'ho già detto per quanto mi riguarda, cioè in effetti l'elemento che tu hai introdotto del giocare con le atmosfere, ecco, mi sembra che
lì abbiamo l'esperienza estetica nella sua specificità. Il resto naturalmente è un'esperienza sensibile, e questa è fondamentale, ha un ruolo fondamentale nella nostra vita, no? E, entri in un ospedale, l'atmosfera è per me quasi intollerabile, e, però appunto ci posso giocare con questa atmosfera, la posso elaborare e ci entro ugualmente, magari ne introduco un'altra, non facendo lo scherzoso e dicendo le battute buffe, proprio perché così non la modificherei. So che questo non è il modo di modificare l'atmosfera, no? Ma invece facendo altre cose che hanno degli scopi determinati e che posso sperare che strategicamente modifichino l'atmosfera. Vabbè, mi fermo qui. Dunque, io individuerei tre punti di quello che tu hai detto. Uno l'hai detto prima e due ora. Cioè, il primo che tu hai toccato prima è un aspetto, diciamo, critico-politico, se posso dire così, ovviamente, sì, del discorso sull'atmosfera. Il secondo, vado a titoli, il secondo potrebbe essere il trascendentale e il terzo riguarderebbe il carattere più o meno progettabile dell'atmosfera. Comincio da quest'ultima. La progettabilità è una questione aperta. Ci sono autori delle atmosfere che appunto sostengono, come Schmitz, che non sono producibili, però quello che produciamo intenzionalmente sono soltanto impressioni, e lui ci vede sempre qualcosa di gravemente manipolatorio, e perché per lui le atmosfere sono il modello, guardate, è quello di Rudolf Otto del luminoso. Lui dice sempre una battuta che fa orrore ai nostri amici fenomenologi, io la dico sempre, qui non fa meno effetto, ma a Milano non fa molto effetto, lo garantisco, ed è: se la fenomenologia si fosse ispirata a Rudolf Otto anziché a Husserl, sarebbe stato molto meglio. Questo lo dice Schmitz polemicamente, provocatoriamente, dà l'idea però di che cosa ha in mente lui, cioè come il luminoso non è ovunque, il sacro non si presenta ovunque, non tutti i luoghi ispirano idee di sacralità, e ci vogliono certe condizioni particolari. Bene, nello stesso senso le atmosfere le incontriamo senza che io possa produrle. L'idea stessa di produzione, quello che ammette però è questa coltivazione in luoghi sicuri delle atmosfere. Lui ha in mente proprio l'abitare, lo sprofondare nella poltrona proprio. Probabilmente c'è molto di dove abita, no? Di kill, cioè vento fuori, star lì dentro, guardare gli eventi atmosferici orribili fuori e star lì a coltivare un mondo che altrimenti fuori sarebbe più pericoloso e minaccioso. Comunque, a parte gli scherzi, è evidente che invece Gernot Böhm sostiene esattamente l'opposto. Cioè sostiene che le atmosfere sono producibili e che il lavoro estetico, che deve essere considerato in tutta la sua ampiezza, il design, la cosmesi, la luminotecnica, consiste proprio nel progettare atmosfere. Ovviamente c'è eterogenesi dei fini. È naturale che nessuna garanzia di successo è data dalla produzione atmosferica intenzionale. Tuttavia funziona in larga parte, in molte parti funziona. E proprio il carattere di non garantito successo della produzione atmosferica è un elemento su cui discutere, su cui in effetti si riflette. Con gli architetti è normale parlare di quando si può progettare un'atmosfera e in che misura lo spostarsi dal momento della progettazione al momento dell'effettuazione concreta determina il tradimento dell'intenzione atmosferica. La cosa che tu hai detto prima che era interessante era: le atmosfere sorgono nel momento in cui falliscono l'intenzione. Adesso, questo mi sembra tanto, è esagerato, mi sembra forzato, succede, ma non è la regola, altrimenti non avremmo nessuna atmosfera prodotta da nessun designer mai, e neanche da artisti. Se l'artista funziona, se l'opera d'arte funziona, se l'installazione funziona, se una costruzione, un edificio funziona e suggerisce quello che voleva suggerire, evidentemente perché un certo grado di progettabilità c'è. E questo tenete presente che allarga molto il campo dell'estetica, altro che filosofia marginale. Abbiamo a che fare con tutti quelli che lavorano sull'apparire. Non c'è più quella puzza sotto il naso snobistica di chi non si occupa dei capolavori. Qui ci si occupa anche della cosmesi, c'è il caso, eh? Capite benissimo perché, non ho bisogno di spiegarlo, perché comunque corrisponde a dei criteri, come intervengo sul corpo, cosa voglio fare, che no? Eccetera, eccetera. Quindi l'allargamento è garantito proprio da questa possibilità della progettazione. Bisogna demetafisizzarlo un po' rispetto a Schmitz, per poterle rendere più giocabili nel senso estetico più allargato. Il trascendentale, questa è un'altra grande, enorme questione. Io trovo la realtà già piena di significati, di qualità espressive. Non le ho poste io, direi chi le ha poste? Quello che di nuovo i nostri amici direbbero intenzionalità anonima fungente, cioè sono già lì, io le incontro lì, o sintesi passive.
sono delle qualità già presenti, semmai il trascendentale è dato dal campo fenomenico, direbbe Merleau Ponty. È il campo fenomenico che mi precede, che è condizione del mio percepire qualità in esso. Naturalmente è una filosofia che parte dalla critica del trascendentalismo. D'altra parte, a volte questa filosofia trascendentale che interroga sempre le condizioni di possibilità mi sembra un po' una filosofia interrotta. Cioè, sempre solo dire come puoi dire quel che dici e di qualcosa. Fai qualcosa, provalo, anziché sempre chiederti come fai a dirlo. Questo ai filosofi piace, però poi è fortemente inibente sul tipo di filosofia che si fa, secondo me. Proprio per reagire a questo io tenderei a pensare allora che non sono interessato alle condizioni di possibilità, o meglio, se volete, le condizioni di possibilità sono presenti, immanenti alla realtà stessa qualitativa che incontro. L'ultima cosa, ed era questa della potenziale critico, questa è un'altra anche abbastanza tipica questione in effetti, ma non sarai schiavo delle atmosfere, non pagherai dazio eccessivo verso una società dell'effimero, bla bla bla. Sì e no. Sì, no. Chiaro che sapere delle atmosfere, sapere che si progettano, sapere quali sono i meccanismi con cui in qualche modo le incontri e le produci, secondo me aumenta il tasso di criticità verso le atmosfere. Al limite potrebbe essere perfino controproduttivo, perché se esporsi vuol dire viverle a pieno, parlarne continuamente vuol dire essere molto cauti nel sentirle, essere molto guardinghi quando le si incontra. Questo però aumenta il potenziale critico quantomeno. Una teoria critica delle atmosfere forse non è stata fatta, ma non è impossibile. Non è impossibile. Naturalmente bisogna essere convinti che sapere di qualcosa significa essere meno manipolabili. Questo è un grande problema, eh? Naturalmente si può dire che è un accorgimento localistico, cioè io so di qualcosa lì ma vengo manipolato nel frattempo dall'altra. Su questo posso essere d'accordo, forse non riusciamo a evitare la manipolazione, però la manipolazione locale forse sì, come hai detto giustamente, vado lì, mi vogliono fare la piccola Parigi, io sono irritato. È interessante quello che hai aggiunto, sarà un'atmosfera artificiale però, quindi sempre l'atmosfera è però. Allora, non è che si esce dalle atmosfere. Un altro tipico errore, secondo me, quando si parla di atmosfera è considerare le atmosfere presenti solo quando sono belle, bucoliche, leggiadre, che è un tratto che effettivamente molti autori che ne hanno parlato, un po' di tardo romanticismo c'è. No, no, esiste l'atmosfera di freddezza anonima. Klages diceva, ma voi vi accontentate, il primo campo di patate che incontrate dite che è natura. Perché lui era un tale romantico, però io dico non sarà natura, però l'atmosfera ce l'ha pure il campo di patate, eh? Ce l'ha pure lo shopping mall, ce l'ha pure il luogo più anonimo. E i non luoghi che cosa sono, se non dei luoghi che irradiano atmosfere di anonimato, di passaggio, transito, effimero, anonimato. Quindi da questo punto di vista per me le atmosfere ci sono sempre, semmai ci sono quando raggiungo una soglia di percezione, quello sì, quando noi riusciamo in qualche modo ad esporci ad esse. Chiaro che quando siamo impegnati in altro, questo non lo facciamo. Quindi direi, potenziale critico sì, non è escluso, non vuol dire, come dire, fare l'apologia della società dei consumi o della società del Leibniz diffuso. Progettabilità pure, nei limiti in cui qualunque progettazione si scontra con l'eterogenesi dei fini, e l'aspetto della presenza delle atmosfere ovunque, anche laddove si fallisce nel progettarle. Si può dire che ne hai prodotto un'altra. Né più né meno, il che allarga molto e universalizza le atmosfere, forse fin troppo. Però posso diciamo, certo. Cioè, scusa, sulla progettualità tu dici sì, nella misura in cui ogni cosa progettata mette in campo una eterogenesi dei fini, ma se vuoi l'atmosfera è puntare a una eterogenesi dei fini, cioè io non voglio produrre qualcosa che riconosco pragmaticamente, cioè sì. Devo produrre qualcosa che si deve sviluppare malgrado me stesso. Sì, però se io vengo a casa tua e tu mi illumini la cena con luce al neon sopra, certo, la roba, dicendo spero che l'eterogenesi produca l'atmosfera di calore, non ce la fai proprio, no, mi spiace. Certamente. Quindi è meglio se metti delle luci diffuse. Sì, no, certamente, però è meglio se io ti dico amo i miei ospiti, stasera gli ho cucinato una cosa straordinaria, abbasso un po' le luci, okay, e faccio così e cos'ha, e speriamo sia buono, e viene fuori una atmosfera, certo, fantastica. Oppure faccio la festa perfetta, ho fatto, sì, le luci, ho cucinato, certo, ho invitato le persone che si vogliono bene, non quelli antipatici, eccetera. Un disastro, cioè, sì, peggio che se avessi sparato il neo su tutto, proprio perché a volte il caso, questi generi, oddio, che non è venuta. Ma qui con le atmosfere e con le opere d'arte, per questo dicevo c'è qualcosa, diciamo, che, e con altre cose, anche l'autonomia politica, la coscienza politica, cioè, non puoi dire
guarda, allora, dove in poi tu sia autonomo politico, sii sovrano, sii artista, io faccio quel che posso, cioè sì, progetto qualcosa e spero di avere come... L'importante è che l'aleatorio non sia un espediente esattamente politico per antonomasia, come fanno gli psicogeografi. Tu sai che loro dicono, per esempio, le atmosfere non ci sono da nessuna parte, se no quando io mi muovo casualmente. Giro di qui anziché andare di là. Senza, come se muovi casualmente? Senza alcun motivo. E allora dice, un psicogeografo scrive, qualunque bar, qualunque luogo è bello se io lo incontro per caso in un certo modo. Ora questo mi fremba troppo, sì, troppo. Faccio fare io a passeggiare le cose. Ma non fino a questo punto. D'altra parte, se esistono, ripeto, professioni che funzionano per produrre atmosfere, vuol dire che c'è una tipologia, entro un certo limite c'è una progettabilità ragionevole delle atmosfere. Probabilmente è vero che l'atmosfera più interessante è quella che non ti aspetti proprio, però è chiaro che se io voglio arredare un, se io arredo un negozio equo-solidale con prodotti di multinazionali, con scaffali di plexi, da qualche errore lo faccio. E non penso di produrre l'atmosfera contraria, no? Cioè produco l'atmosfera contraria, ma corrispettiva e sopravveniente a quel tipo di materiali utilizzati. La libreria con gli scaffali in legno o la libreria di vetro o di metallo fa la differenza anche del tipo di libri che contiene. Non a caso le nostre librerie sono diventate dei supermercati, no? Avete visto scaffali di legno, forse un finto legno? Poi c'è proprio del finto. Quali materiali alludono a qualità senza essere? Questo è un altro problema. Oh.